No, grazie a voi di essere qua anche quest'anno, mi fa piacere continuare l'esperienza iniziata l'anno scorso e con qualche cambiamento anche nell'assetto, come è giusto che sia, perché man mano che si procede in un percorso si trovano le misure giuste e nuove per tutti e anche ogni volta cambiare può dare nuovi stimoli. E altri cambiamenti proprio legati ai contenuti sono il fatto che abbiamo deciso quest'anno di concentrarci su due pensatori che sono un uomo e una donna questa volta e sono tutti e due vissuti nel XX secolo. Uno, diciamo, Nishida, pensatore giapponese di cui parliamo oggi, vive a cavallo tra XIX e XX secolo. L'altra pensatrice, Simone Weil, una francese, vive poco per quello che può essere quantificato, ma non sempre la brevità della vita corrisponde a una piccolezza qualitativa. Vive solo 34 anni, quindi era più giovane di me quando la scriveva e pensava e quando ha finito questa sua parabola nel 43. Ma vive in una fase drammatica e intensissima della storia europea e mondiale, appunto gli anni 30 e i primi anni 40 in particolar modo. Due figure che non si sono conosciute, ma che sono animate da una tensione comune, per questo che abbiamo scelto di confrontarci con loro. Come sempre, come anche l'anno scorso, fino all'estate, abbiamo cercato di fare. L'idea non è tanto di imparare il pensiero di alcuni autori, ma provare a pensare con loro, incontrare in loro l'origine del pensiero, in un certo senso, l'origine di una domanda. E questo è quello che si cerca forse di fare ogni volta che ci si confronta con questioni filosofiche o religiose nel senso più profondo. Non apprendere dottrine, ma incontrare delle occasioni attraverso le quali interrogarci noi in prima persona su questioni fondamentali. Un'altra differenza rispetto all'anno scorso, abbiamo deciso di non presentare congiuntamente ad ogni incontro i due pensieri, ma una volta dedicarci a uno e una volta dedicarci all'altro, in modo tale da non fare torte, diciamo, rubacchiando un quarto d'ora, 20 minuti l'uno all'altro. E quindi tre volte incontreremo Nishida, tre volte incontreremo Simone Weil. Weil pronuncia la francese, Weil perché la sua è una famiglia ebrea, e quindi un cognome che probabilmente all'inizio si sarebbe pronunciato Weil, come dicono ancora oggi in Germania, ma appunto nasce e vive in Francia. Oggi incontriamo allora Nishida, questo un pensatore che è considerato il primo filosofo originale giapponese. Primo filosofo nel senso che è il primo che si pone dei problemi utilizzando concetti tipici del pensiero occidentale. Ovviamente non è che in Giappone non ci fossero mai stati pensatori prima dell'epoca di Nishida. C'erano stati pensatori che avevano pensato con le categorie tipiche del pensiero orientale, abbiamo conosciuto Dogen per esempio, e nell'epoca contemporanea, anche immediatamente precedente alla stagione di Nishida, ci sono giapponesi che traducono, che studiano gesti occidentali senza però cercare di produrre un pensiero nuovo, inedito, originale. Quindi la novità di Nishida è proprio quella di cercare di pensare in giapponese, scrive in giapponese, è legato alla sua terra, alla sua tradizione, ma attraversando la concettualità del pensiero europeo. Questa è la cosa nuova. Cercare di usare categorie occidentali ponendosi domande tipiche della tradizione giapponese. E poi vedremo in particolar modo quali sono i lati, gli aspetti della tradizione giapponese a cui Nishida è più vicino.
Tra l'altro già il suo cognome è indicativo, sembra quasi una specie di viatico, perché Nishida in giapponese significa campo da Ota dell'Ovest. Quindi è come se nel suo cognome fosse quasi inscritto questo rapporto con l'Occidente, che in quell'epoca in particolar modo ha segnato profondamente la storia del Giappone. Nishida nasce infatti nel 1870, muore nel 1945, per cui vive la grande stagione, anche drammatica da un punto di vista sociale, politico e psicologico, del Giappone che si apre all'Occidente dopo 2 secoli e mezzo di chiusura forzata, dal 1603 1868 a 1853, diciamo, il Giappone è chiuso, dagli anni 30 del 600 soprattutto espelle gli occidentali, espelle i cristiani, solo un piccolo porto vicino a Nagasaki ha ancora la possibilità di commerciare con olandesi e qualche portoghese. Finché nel 1853 gli americani costringono il Giappone a riaprire le frontiere e al commercio. Nel 1868 si chiude l'epoca cosiddetta Edo o Tokugawa. Edo è il nome della Tokyo antica. Tokugawa è il nome della dinastia di Shogun, di governatori ereditari che gestiscono il potere del Giappone per questo lunghissimo periodo. L'epoca che si inaugura si chiama Meiji e dura dal 1868 al 1912. È l'epoca in cui nasce e si forma Nishida. Ed è un'epoca straordinaria, nel bene e nel male, perché veramente si vede un processo di accelerazione della trasformazione sociale, politica e culturale del Giappone. Rimasto immobile, ingessato per 2 secoli e mezzo, o quasi, anche se poi aveva avuto delle trasformazioni comunque chiaramente al suo interno, ma la vera trasformazione avviene quando scopre tutto quello che era accaduto in Occidente e da un punto di vista politico e da un punto di vista scientifico, da un punto di vista in generale culturale. È uno shock quello che i giapponesi provano quando scoprono quello che la scienza occidentale permette all'uomo occidentale di fare, potere operativo. Un potere operativo che prima di tutto, come spesso accade nella storia degli esseri umani, si misura in termini di potenza militare, di potenza bellica. Ed è da lì che poi i giapponesi iniziano un percorso di trasformazione e di inculturazione degli elementi della cultura occidentale, cercando di colmare in pochi decenni un gap, un divario che sentono essersi aperto. Occidente, che fino al 1300, fino al 1400 era inferiore alla Cina dal punto di vista delle scoperte, delle innovazioni tecnologiche, nel giro di 400-500 anni ha compiuto passi da gigante. Quello che si verificherà in quest'epoca è quindi un grandissimo lavoro di traduzione proprio di lingua, di concetti. La filosofia, la scienza, la religione, tutti questi termini, anche economia, politica, sono termini nuovi per i giapponesi. Si devono coneare dei neologismi, dei nuovi termini in giapponese. Anche qui, non è che in Giappone non ci siano mai state esperienze politiche, esperienze religiose, esperienze filosofiche, esperienze scientifiche, ma la nozione di scienza come si è sviluppata in Occidente, la nozione di filosofia, la nozione di religione, la nozione di tecnica come si sono sviluppate in Occidente non è stata elaborata in Giappone. E quindi uno dei grandi lavori che fanno gli studiosi di una generazione prima di Nishida, quindi nati negli anni 30 e adulti negli anni 60, è proprio un'opera di traduzione. Come rendere in giapponese religione secondo la nozione occidentale? E qui nasce il termine shukyo in giapponese, che alla lettera potremmo tradurre forse come insegnamento degli antichi, scuola, tradizione, trasmissione ancestrale. Filosofia è un termine che non esiste in giapponese fino al 1875 e inizia a
proporsi, alcuni traduttori dicono proviamo a usare, cosa significa inventare un neologismo in giapponese? Non è che inventino dei nuovi caratteri, dei nuovi ideogrammi, ma compongono, abbinano, uniscono degli ideogrammi che già esistevano, ma che esistevano in maniera separata, che non erano mai stati accorpati. Per esempio, tetsu in giapponese, saggezza, sapienza, elaborazione che porta a una trasformazione di sé, gaku, disciplina, studio. Tetsu, gaku diventa il modo giapponese di tradurre filosofia. Non è una traduzione letterale. Filosofia in greco significa amore del sapere, tensione verso la sofia. Qui vediamo invece uno studio, una disciplina che si lega ad una forma di saggezza. Estetica è un altro termine che viene coniato. In greco, nelle lingue occidentali, ha a che vedere con la aesthesis, è la teoria della percezione sensibile che poi diventa anche teoria dell'arte o riflessione sulla bellezza. Tutti i significati che convergono al termine estetica. Quando in giapponese devono tradurre in particolar modo un testo francese che si intitola così, esthétique, un traduttore in particolare propone per tradurre estetica bigaku, gaku, sempre studio, disciplina, del bello, che non è una traduzione sbagliata, ma è una traduzione, potrebbe dire, parziale. Ecco, tutte queste cose ve le dico per provare a immetterci in questo clima culturale. Gli anni 60, gli anni 70 del 1800 sono per il Giappone un'epoca di appunto, trasformazione, di grande lavoro, di incontro con l'altro, con l'alterità. Avevano già incontrato l'Occidente nel XVI secolo con i missionari, soprattutto con i missionari gesuiti, anche con missionari saveriani, anche con protestanti. Con luterani, calvinisti, che erano però proprio stati espulsi perché considerati portare una forma di sovversione rispetto all'autorità imperiale, alla unità del paese. Perché adorare l'unico Dio è altra cosa che rispettare le leggi di un paese. E questo per un popolo, per un tipo di cultura che pensava l'imperatore come di origine divina, era inaccettabile. Un tipo di resistenza, di identità che il pensiero e l'esperienza religiosa cristiana immetteva in Giappone ha portato proprio a una reazione anche molto violenta da parte diciamo, dell'establishment governativo giapponese. E molti giapponesi che si erano convertiti hanno dovuto continuare in segreto a restare fedeli proprio al nuovo culto. Bisogna aspettare il 1945, alla fine della seconda guerra mondiale, perché l'imperatore giapponese dichiari di non essere divino. E questo creerà uno sconvolgimento, ma i giapponesi vanno in depressione molti, non si ritrovano più. È il crollo di un paradigma, paragonabile per certi versi al mutamento di paradigma che in Occidente c'è stato con la rivoluzione scientifica. Spostare il centro dalla Terra al Sole. La Terra è uno dei tanti pianeti che ruota intorno a una stella. Solo che la rivoluzione scientifica ha richiesto secoli per essere accettata. In questo caso, invece, un evento militare e un'autodichiarazione dell'imperatore produce un cambio in pochissimo tempo. Nishida nasce in questo contesto e Nishida compie un percorso di studi molto interessante perché è proprio nella cerniera che discrimina, potremmo dire, l'ultima generazione che si educa al modo tradizionale, cioè studiando sui testi della tradizione cinese, così come il greco e il latino è sempre stata la lingua colta dei letterati occidentali, così il cinese è la lingua colta dei letterati giapponesi. I testi filosofici nell'antichità, nel medioevo giapponese, si scrivono in cinese. Ecco perché, tra l'altro, cosa interessante, il primo romanzo a livello anche mondiale, ma comunque della storia giapponese, scritto in giapponese, è scritto da una donna. Le donne scrivono in giapponese perché non possono studiare il cinese, riservato ai maschi. Invece, questo romanzo è scritto in giapponese. E ci sarà anche qui una lunga tradizione per cercare di mostrare l'importanza del giapponese anche come lingua letteraria, come lingua filosofica. Nishida si forma in questo clima in cui il cinese è ancora la lingua colta.
ma è uno al tempo stesso degli appartenenti alla prima generazione che inizia a studiare anche l'inglese come lingua straniera. Ecco che vediamo già nella formazione questa coesistenza di una pluralità, di una dimensione interculturale. Studia il cinese, conosce i classici confuciani e taoisti, ma studia l'inglese e si apre al mondo occidentale. Suo compagno di classe al liceo è Suzuki Daisetsu, anzi all'inizio è Suzuki Teitaro, che poi diventerà monaco con il nome di Daisetsu, grande noia, perché il maestro di questo Suzuki, che è un grande divulgatore dello Zen in Occidente, dice: siccome tu sei tanto interessato alla filosofia e mi annoi sempre con tutte le tue elucubrazioni filosofiche, mi fai le domande, allora beccati questo nome da monaco, grande noia. Anche Nishida avrà un nome come praticante Zen, poi vedremo, lo chiameranno Sun Shin. Sun in giapponese è un'unità di misura di circa 3 centimetri, come dire un pollice piccolo. Shin è cuore, mente, molte volte dire cuoricino, oppure mente di un singolo pollice. Perché anche Nishida è vicino al mondo dello Zen. Anche Nishida si dedica alla pratica dello Zazen. Ma appunto la sua formazione contempla questa molteplicità, questa pluralità di forme culturali. Inizialmente cattura il suo interesse per quanto riguarda la matematica, le scienze, la cultura scientifica occidentale. In questo bilanciamento di cultura tradizionale e di sapere occidentale, appunto, Nishida vive anche una transizione alla metà, seconda metà degli anni 80 dell'Ottocento in chiave nazionalistica e anche un po' militaristica della scuola, per cui decide di abbandonare il liceo, insofferente rispetto a questa disciplina, e si iscriverà all'università come privatista in un certo senso. All'Università di Tokyo, lui che è di provincia, viene dalla provincia. Arriva a Tokyo, si iscrive a filosofia ed è una facoltà nuova per l'epoca. Sono le prime facoltà in cui si studia Tezugaku, e Tezugaku per la filosofia è filosofia occidentale. In Giappone inizia ad avere una sorta di, anche un po' di schizofrenia, certe cose sono solo dell'Occidente, la filosofia è pensiero occidentale, pensiero giapponese è altra cosa, non è filosofico, non si considera tale, è letterario, è poetico, è qualcosa di legato al mito. E Nishida si iscrive in questo tipo di modello inizialmente, ma al tempo stesso, dopo la sua laurea nel 93, a 23 anni, passa un anno di precariato, che anche allora si era. Non sa bene cosa fare, inizia a insegnare al liceo a 24-25 anni, insegna un po' di tutto perché in quest'epoca anche si passa, sono pochi quelli che hanno la capacità di studiare, di dominare diverse materie, quindi quando c'è bisogno, anche se non è laureato in un argomento specifico, gli si fa insegnare, per esempio inglese, insegna, poi insegna etica, poi insegna storia, poi arriva a insegnare filosofia e dal 1900 in poi insegnerà all'Università di Kyoto. A Kyoto fonderà in un certo senso quella che oggi si chiama la scuola di Kyoto, cioè il suo insegnamento e il suo pensiero darà vita ad una tradizione che vedrà diverse generazioni di studiosi, avere lì come centro fondante l'Università di Kyoto e come dimensione di contenuto, proprio questo rapporto tra la sensibilità tipica della tradizione giapponese, soprattutto del buddismo Zen, e la concettualità del pensiero occidentale. Dicevo della pratica dello Zazen. Nishida si avvicina allo Zazen quando è abbastanza giovane ancora, intorno ai 25-26 anni, e dal 1897 che inizia a praticare Zazen con un maestro, il maestro Setsumon, a Kyoto, e integra questa sua pratica con la scrittura di un diario. Questa è un tipo di pratica attraverso la quale lui cerca di chiarirsi, di
chiarire a se stesso alcune scelte, alcune esperienze. È anche una testimonianza molto preziosa per noi che possiamo leggere oggi questi diari e vedere anche l'evoluzione non solo del suo pensiero che affida agli scritti filosofici, ma della sua interiorità. È prezioso questo diario perché nel 1903, 6 anni dopo aver iniziato seriamente la pratica dello Zazen, il maestro Setsumon gli conferisce il cosiddetto Kensho, una sorta di ordinazione, di attestazione del raggiungimento di una comprensione. Una comprensione, non so, non solo razionale, non solo intellettiva, ma magari con una penna. Andiamo a prendere otto. Certo. Lo scrivo perché Kensho ha un carattere che compare anche in Busho, di cui parlavamo con Dogen. Busho, la natura di Buddha, o la natura autentica. Kensho significa vedere, Ken, la natura autentica. Quindi c'è questo stesso carattere, Sho, che in questo caso è, diciamo, quasi il complemento oggetto del verbo vedere. È una visione, è un entrare in contatto con appunto la dimensione essenziale. Grazie. Cuore, carattere radicale di cuore, mente, shin o kokoro, e vivere, ikiru o umareu, nascere. Questo è il modo in cui si forma questo carattere, che diventa, diciamo, come natura talvolta, non è la natura dell'ambiente circostante, non sono le piante, gli alberi, anche se le piante e gli alberi fanno anche parte di questa dimensione essenziale, costitutiva della realtà. Ecco, quando il maestro Setsumon, tradizione Rinzai, lo Zen Rinzai, attribuisce, attesta il raggiungimento del Kensho, Nishida nel suo diario annota: eppure nessuna particolare gioia. Mentre da un certo punto di vista nella tradizione buddista questo raggiungimento della realizzazione, della comprensione, coincide anche con una dimensione di profonda gioia. Quindi quando si dice, da un lato è vero, l'illuminazione è al di là del bene e del male, nel senso che non ha qualcosa di moralistico, non è una dottrina etica, ma di fatto contiene in sé un senso di gioiosa liberazione. La comprensione delle cose non è una astratta e teoretica, puramente contemplativa visione di come le cose stanno, ma è anche una compartecipazione dell'essere delle cose. E si riesce ad essere gioiosi anche nel compatire, nel patire il dolore delle creature. Questa è, in un certo senso, provandola a descrivere in un linguaggio, in termini concettuali, sapendo che, come tutti i monaci dicono, tutti gli illuminati, che non è traducibile in termini, cioè noi proviamo a dare delle descrizioni, ma come l'estasi del mistico. L'estasi del mistico si può descrivere con questo senso di luce, di pace, di gioia, che non è semplicemente uno sdilinquimento nella dimensione divina, ma è anche una attenzione concreta, e non è un perdere di vista il contorno delle cose, è un riconoscere le cose al tempo stesso non esserne fagocitati, non restare attaccati a nessuna cosa particolare. Ma questo, diciamo, l'intuizione buddista è che coincida con una profonda gioia, che non è la gioia di un sé individuale, ma di quel vero sé di cui parlavamo anche con Dogen. Qualcosa da cui noi ci sentiamo avvolti,
e che non avvolgiamo noi. Beatitudine può essere un termine, una beatitudine che effettivamente è anche consapevole proprio della realtà di ogni singola onda dell'oceano, senza attaccarsi all'onda singola, ma sapendo che è oceano essa stessa. Ecco, Nishida non prova gioia, si rende conto che quel tipo di percorso l'ha trasformato, l'ha maturato. Tra l'altro Nishida, da un punto di vista esistenziale, vive anche un'epoca difficile, sia perché il Giappone è costantemente in guerra dal 1904-1905 con la Russia, e i giapponesi sono tutti contenti perché per la prima volta una nazione orientale non sconfigge un occidentale. Poi entra in guerra nella prima guerra mondiale, non ha un ruolo fondamentale, ma comunque contro gli austriaci e i tedeschi, come l'Italia nella prima guerra mondiale. Il Giappone è sempre stato alleato dell'Italia, nel bene e nel male. E poi vabbè, ci sarà la seconda guerra mondiale. Nel frattempo, tra gli anni 1904-1908, gli muoiono due figlie. Quindi sa cosa significa soffrire, cioè una sofferenza veramente patita. E sente che comunque la pratica zen non è ininfluente. Tuttavia, non gli basta. È come se mancasse qualcosa. Per certi versi noi potremmo individuare in questo momento, nella consegna, diciamo, del Kensho da parte del maestro e nel suo riconoscimento che quella dimensione non gli è sufficiente, non è che non sia sufficiente in generale, ma per lui come persona singola, come soggetto individuale di Shida Kitarō, questo tipo di pratica non esaurisce la sua persona. E in questo senso dico, la pratica dello Zazen, la svolta di quest'anno è anche una svolta che porta Nishida a dedicarsi alla filosofia come una forma di pratica. Ecco qui la cosa interessante. Finora, a 33 anni, Nishida ha studiato filosofia, ci si è appassionato, la insegna, ma forse la vede ancora come uno studio teorico, come una disciplina tra le tante. Ha già scritto qualcosa, ha iniziato a scrivere dei saggi brevi, il primo è del 1900, Vino Setsumei, una spiegazione del bello, è un testo di estetica, un breve saggio di una quindicina di pagine, ma forse è in questo momento che la filosofia diventa un do, direi, non scrive lui, non lo dice, ma da dimensione puramente intellettuale diventa una pratica di vita. Se dovessi usare un termine giapponese, mi verrebbe da dire Tetsugaku diventa Tetsugaku Do, la via della filosofia. A Kyoto c'è tra l'altro un sentiero vicino all'università su cui, che prende il nome proprio dal fatto che Nishida camminava spesso lì quando voleva pensare un po' per conto suo, si chiama Tetsugaku no Michi, la via, il sentiero, il viottolo della filosofia. Quindi in questo caso un senso fisico, materiale, il luogo in cui Nishida camminava sotto i ciliegi in marzo, è bellissimo perché ci sono tutti i ciliegi in fiore, e costeggiando un ruscello si può camminare per un paio di chilometri. Però parlando adesso, questa è una cosa che viene in mente a me, Tetsugaku Do, dove Do è il Do appunto di Kendo, la via della spada, di Shodo, la via della scrittura, di Shinto, la via degli dei, è un cammino spirituale. La filosofia qui diventa per Nishida l'altro côté della sua vita. Da un lato c'è lo Zen, c'è l'esperienza della pratica dello Zazen, e la filosofia non è una sovrapposizione o una glassa intellettuale che serve per ornare con un linguaggio concettuale un tipo di pratica diverso. Ma la filosofia è pratica in se stessa, il pensiero può essere una forma di pratica. Noi tendenzialmente pensiamo che appunto da un lato si fa la pratica e poi c'è la teoria. Ecco, questo non esiste in Giappone. Pensare così è non capire che cosa invece il pensiero estremo orientale
si è educato a fare. Ma non si è educato perché prima vedeva la teoria, poi vedeva la pratica e poi ha cercato di unirle, ma perché questa distinzione non si è mai data. Questo è molto occidentale, questo modo, con i suoi pregi e con i suoi limiti, di vedere staccate le due cose. Allora, benissimo, diciamo anche la teoria, è importante discutere di qualcosa, ma la teoria è una cosa, la pratica è un'altra. Per Nishida almeno questo non accade, ma per qualunque filosofo non è così, anche occidentale in realtà. Qualunque filosofo degno di questo nome sente, avverte, prova, e lo dico non metaforicamente, ma sulla propria pelle, nella propria carne, che l'attività del pensiero è una forma di pratica, perché coinvolge tutto il corpo. È vero che noi siamo talmente innestati nella tradizione, diciamo, cartesiana di Cartesio, che dualizza, che separa la sostanza pensante, l'anima, il pensiero, il cogito, dalla sostanza estesa, il corpo, la materia, che pensiamo ancora implicitamente proprio queste due dimensioni come dimensioni separate. E ci sono anche scuole, sistemi orientali che pensano così. Non crediamo che l'Oriente sia tutto solo monismo e adualismo. Il sistema Samkhya indiano è un sistema prettamente dualista. Ma ci sono anche in Occidente invece sistemi non dualisti. La cosa interessante è proprio che per un pensatore che si fonde con il suo pensiero, con il suo oggetto, allora il pensiero anche ha a che vedere col corpo. Si pensa con tutto il corpo, non si pensa solo con la testa. Questa è una rappresentazione stereotipata, caricaturistica del pensiero filosofico. E Nishida è proprio, in un certo senso, uno di quelli che in modo più esplicito mostra questo radicale coinvolgimento, che la filosofia è una forma di pratica che coinvolge l'integralità dell'essere umano, quello Shingen di cui parla Dogen, corpo-mente. Ed è una pratica a suo modo religiosa. Pensare, fare filosofia non è altra cosa dall'avere un'esperienza di tipo religioso. Anche questo è abbastanza inusitato e inedito. Anche qui i manuali di filosofia tendono in genere a rimarcare soprattutto la distanza. La filosofia si smarca dal mito, dalla religione, o si pensa o si crede. Il pensiero è razionale, la religione, la fede è emotiva e sentimentale. Anche queste sono delle banalità da un certo punto di vista. Per alcuni forse pensatori è stato importante provare a pensare la differenza. Ma al fondo, con Nishida in particolar modo, ma non solo con lui, vediamo quanto l'attività del pensiero possa essere a suo modo un'attività religiosa, che religa, che connette, che tiene, tesse, costruisce legami e relazioni. Relazioni orizzontali e relazioni verticali. Relazioni tra fenomeni, tra individui che si sentono parte di un unico tessuto, e relazione tra l'immanenza e la trascendenza, tra ciò che sta qui, che è dentro, in manere, stare in, e il trascendente, ciò che va oltre, ciò che è ulteriore, ciò che eccede, tra il visibile e l'invisibile, tra il corporeo e lo spirituale. Tutte queste dimensioni tendenzialmente viste come contrapposte o distinte, il pensiero le scioglie e le mette in comunicazione, le fa entrare in una processualità. Questa è la posta in gioco che in Nishida emerge. Vediamo che cosa scrive in una lettera verso la fine della sua vita, a 73 anni, al suo amico di una vita, cioè proprio a quel monaco Suzuki. Ecco, qui interessante sarebbe anche fare una specie di sguardo parallelo, sinottico, delle vite di Suzuki e di Nishida, due compagni di scuola che percorrono un sentiero molto vicino, parallelo ma discosto, perché uno pratica Zazen, ma a un certo punto si ritrae dall'adesione al 100% con la pratica dello Zen, perché si concentra sulla pratica del pensiero e diventa filosofo.
l'altro Suzuki che studia, legge filosofia. Arriva a dominare l'inglese quasi come sua lingua madre, uno dei pochissimi giapponesi nato nella sua generazione, appunto nel 70, che arriverà poi a tenere conferenze in Europa, negli Stati Uniti, tutti gli anni 30, 40, 50, parlando in inglese e scrivendo in inglese. Però la scelta di Suzuki invece di restare è diventare monaco. Quindi lui vede le cose, le stesse cose che Nishida vede dal punto di vista del filosofo, Suzuki le vede dal punto di vista del monaco, quindi con un altro tipo di pratica come dimensione centrale. E Nishida scrive nel 1943: io non sono uno che conosce profondamente lo Zen in realtà, ma dato che alcuni lo fraintendono del tutto, allora la mia opinione è che la vita dello Zen consista proprio nel coglimento del reale. Qui Nishida si lamenta un po' del fatto che la sua filosofia venga vista da alcuni ammiratori e anche da alcuni detrattori come un modo concettuale per dire esattamente quello che lo Zen vuole dire o vuole esprimere attraverso la sua pratica. E c'è attenzione, forse è impossibile, io vorrei però in qualche modo combinare questo con la filosofia. Questo è stato il mio desiderio fin da quando avevo 30 anni. Ora, se sei tu che me lo dici, va bene, cioè se sei tu che capisci quello che voglio dire, che mi conosci e dici, beh, in fondo filosofia e Zen sono la stessa cosa, ok, ci intendiamo. Ma se i soliti ignoranti dicono che io sono lo Zen, allora io mi oppongo con tutte le mie forze. Chi dice così non conosce lo Zen e non capisce la filosofia. Dice semplicemente che X è uguale a Y e fraintende tanto la mia filosofia quanto lo Zen. E vedete che c'è qua un rapporto che penso si potrebbe quasi connotare con quella particella che avevamo visto anche con Dogen, che è So, una particella difficile da tradurre, che possiamo rendere sia con ovvero, cioè, ossia, sia anche con ma, tuttavia, però, eppure. Verrebbe da dire in Nishida filosofia soku zen. Filosofia è e non è lo zen. Attraverso la filosofia si coglie quello che anche nello Zen si coglie, ma non sono la stessa cosa. In giapponese ci sono varie espressioni, anche nel caso per esempio di alcune discipline marziali come il kendo, si dice Ken Zen Ichi Nyo. Ken spada e Zen Ichi Nyo, come uno. Come dire, chi fa kendo apprende a conoscere il reale, entra in contatto con la realtà così come chi fa zazen. Ma questo non significa che sia la stessa cosa. Cioè, non è che un maestro di spada sia esattamente identico a un maestro di zen, anche se per certi versi puntano allo stesso, come dire, punto all'infinito. È come due rotaie di una ferrovia, dove se mettete in mezzo il binario, vedete che convergono, due rette parallele all'infinito coincidono, all'infinito, che è un punto che nessuno raggiunge mai, è il punto limite. Quelle due rette non si toccano, non sono la stessa, ma convergono. La prospettiva centrale che ci ha insegnato Leo Battista Alberti, tutta la tradizione italiana del 400, ha questa idea, all'infinito. Questa idea di infinità che è anche molto tipicamente poi mistica. Yukusano, pensatore del 1400, si pensa, si usano sempre queste metafore, la linea retta e la circonferenza di raggio infinito coincidono. Se noi prendiamo una circonferenza e la dilatiamo, allarghiamo il suo raggio, la curva della circonferenza piano piano diventa sempre meno curva e all'infinito
ovviamente è irrappresentabile una circonferenza di raggio infinito, ma all'infinito un arco di circonferenza coincide con una retta. Quindi questi sono modi anche per provare metaforicamente, in analogia, a parlare di qualcosa che eccede il linguaggio. Allora, in questo senso c'è questa profonda affinità per Nishida della pratica filosofica e della pratica zen. Sono due pratiche diverse, non sono equivalenti, non si sovrappongono, ma che hanno, come dire, un motore originario, una dimensione sorgiva e una destinazione finale, potremmo dire, uniche. C'è un'origine comune. Quindi né filosofia da sola, né zen da solo, ma intreccio di pratiche. La prima opera fondamentale di Nishida, quella che lo presenta anche al grande pubblico come un pensatore appunto originale, che non si limita a tradurre opere da lingue occidentali, di autori europei, che non si limita nemmeno a spiegarle, a farne dei commenti, per quanto dotti, per quanto acuti, ma che prova effettivamente a dare una sua interpretazione originale del mondo, è Uno studio sul bene, questo testo. Uno studio sul bene, in giapponese Zen no Kenkyu, però lo Zen in questo caso è un altro, ci sono due modi, cioè non solo due, ci sono tanti modi, tanti caratteri che in giapponese leggiamo con Zen. In questo caso allora, lo Zen di Zazen, in pratica Zen, si scrive così, ed è pronunciato Chan in cinese, si identifica appunto la scuola Zen, la meditazione, la pratica. Mentre lo Zen di Uno studio sul bene, vediamo se mi ricordo, qualcosa del genere, c'è una riva lì, vediamo. Sì. Si pronuncia Shan in cinese e lo si può tradurre con bene, bontà. Che tipo di bene è? Sembrerebbe un testo di etica o di morale, noi diremmo. In realtà qui è sottesa già tutta una cosmologia, una visione del mondo. E è un testo anche molto articolato, poi verrà criticato lo stesso Nishida, subito dopo ne vedrà i limiti, i difetti, le ingenuità. Ma siamo nel 1911 e tra l'altro ha anche un grandissimo successo di pubblico. Vende tantissime copie, anche se pochi lo capiscono, però questo, cioè, dal punto di vista di sociologia della cultura, è interessante perché viene percepito effettivamente come la prima opera in cui un giapponese fa filosofia senza sentirsi in soggezione nei confronti dei filosofi occidentali, ma osa utilizzare un linguaggio concettuale scrivendo in giapponese, ma dicendo cose che si confrontano con i grandi pensatori, da Platone a Kant a Hegel, della tradizione europea. Alla base di questa, di quest'opera, che adesso non scendiamo nei dettagli, ma c'è la nozione di esperienza pura, Junsui Keiken, che Nishida in parte prende da un autore occidentale, William James, ma la trasforma radicalmente. Così si apre il primo capitolo del testo. Fare esperienza significa conoscere il reale concreto così com'è. Jijitsu sono mama, il reale così com'è. Riecheggia in un certo senso sia l'ente in quanto ente di Aristotele, on e on, tipico problema della filosofia, che cos'è l'ente in quanto tale, non che cos'è questa bottiglia come bottiglia che la distingue dall'orologio, non che cos'è il legno distinto dal fuoco, che cos'è l'ente, qual è la determinazione, la dimensione che ci permette di dire che le cose sono.
Ma qui, vedete, nella prima riga c'è Aristotele, c'è la radice del pensiero occidentale, e c'è il buddismo zen, perché conoscere la realtà così com'è è esattamente Bushō, la natura autentica, entrare in contatto con la dimensione primigenia del reale, senza mediazioni, senza filtri, senza i veli del desiderio, dell'avversione, dell'attaccamento, della brama che producono dolore. Questa è la prima frase del testo. Fare esperienza è conoscere in conformità il reale concreto, la realtà stessa, non un ideale astratto, non un ideale solo intellettuale, tralasciando completamente ogni intromissione da parte nostra. Conoscere il reale concreto vuol dire andare oltre la distinzione tra soggetto e oggetto, andare oltre la volontà di predazione, di cattura che l'ego vuole fare dei fenomeni sui fenomeni. Puro è in senso proprio lo stato dell'esperienza così com'è, senza nessuna aggiunta del discernimento riflessivo, dato che di solito a ciò che si dice esperienza si mescola in realtà un qualche pensiero. Puro connota cioè un'anteriorità persino rispetto al giudizio su cosa sia un colore, un suono o una particolare esperienza. Quando si fa esperienza pura non ci sono ancora né soggetto né oggetto. La conoscenza e il suo oggetto sono completamente unificati. Questo è il bene per il Shina. Quindi è un bene non moralisticamente o neanche moralmente determinato, non è il bene che si oppone al male etico, è il bene nel senso del riconoscimento, adesso potremmo usare un altro linguaggio, non un lessico non totalmente nisciliano, ma forse in parte, è il riconoscimento del divino accadere del mondo. Ciò che accade in quanto accade è, ed è parte della totalità, è parte dell'assoluto. Qualunque cosa nel suo accadere può essere esperita dal punto di vista di esperienza pura, può essere incontrata. La grande esperienza dell'illuminazione è riuscire ad andare incontro, a farsi incontro, a essere in contatto con la totalità dei fenomeni. Il che non significa che allora poi noi aboliamo ogni capacità di discriminazione e di giudizio. Non è che la moralità venga abolita, allora ci va bene qualunque cosa. Questo è un problema che anche l'anno scorso abbiamo visto riemerge continuamente. Non è che allora è la stessa cosa picchiare un inerme o dare una mano a un samaritano ai lati della strada. O meglio, dare una mano a un giudeo al lato caduto al lato della strada. Sono cose diverse da un punto di vista del giudizio etico che noi dobbiamo saper pronunciare, perché siamo sempre parte nel mondo. Siamo sempre parte di un mondo in cui ci sono giudizi. Ma attenzione, potrebbe dire un mistico cristiano, un monaco buddista, poi vedremo anche in Simone Weil, queste cose emergono in maniera molto simile. Attenzione a non attaccarci talmente ai giudizi della morale, che pure sono importanti, da disconoscere, da perdere la comunione originaria che noi abbiamo, che ogni cosa ha, con la sua dimensione sorgiva, con la sua dimensione divina. In quanto accadere, in quanto evento, ogni cosa è nella natura di Buddha, è in Dio. Ma dal punto di vista etico, della comprensione morale del mondo, l'essere umano poi anche deve capire come operare giudizi. Questi due livelli sono quelli che il buddismo definisce come verità relativa, cioè relativa a un contesto, e verità ultimativa. Dal punto di vista della verità ultimativa c'è una dimensione di spontaneità naturale, di sorgività primigenia. È il problema che ha anche Agostino quando deve capire da dove viene il male. Perché delle due l'una,
o ci sono due principi, inizialmente Agostino e Manicheo, aderisce al culto iniziato da Mani, che prevede due principi co-originari, uno buono e uno cattivo. Il Dio buono fa essere le cose buone, il Dio cattivo produce il male nel mondo e l'essere umano è continuamente in tensione tra le due e deve cercare di scegliere per quale parte combattere. È una visione per certi versi anche confortante, che piace molto perché è anche molto comodo. E anche molte dimensioni, diciamo, narrative fantastiche, no? In cui c'è il buono e il cattivo che combattono, ok, capiamo qual è il buono, combattiamo al suo fianco, e c'è un male che deve essere combattuto. Molto più difficile è invece pensare l'altra opzione, che è quella che poi Agostino cerca di elaborare nelle Confessioni. Non ci sono due principi coeterni, uno buono e uno cattivo. Il principio è uno, il principio è Dio, ma se tutto deriva da Dio, un de malum, in latino, da dove viene il male, perché c'è il male? Il grande problema poi anche teologico contemporaneo, non cambia, in secoli e secoli abbiamo sempre gli stessi problemi. È il libretto breve ma densissimo di un pensatore ebreo, Hans Jonas, sentito il concetto di Dio dopo Auschwitz, ragiona sempre su queste categorie. Diciamo, dei grandi tre attributi che noi tenderemmo ad assegnare a Dio: l'onnipotenza, la bontà e la comprensibilità, nel senso che se si rivela l'essere umano, Dio in qualche misura deve essere comprensibile all'essere umano. Dopo Auschwitz, dice Jonas, questi tre principi non stanno più insieme, non riusciamo più a tenerli insieme. O è buono ed è comprensibile, ma allora non è onnipotente, non può tutto e lascia che ci sia anche il male. O è onnipotente e comprensibile e allora non è buono. O è onnipotente e buono, ma non è comprensibile all'essere umano. Dal punto di vista invece buddista, all'interno del quale si colloca anche Nishida studia tantissimi testi della mistica, è interessatissimo al pensiero cristiano e nei suoi testi, in particolar modo nell'ultimo che poi vedremo più in dettaglio nei prossimi incontri, che è questo sono il primo e l'ultimo testo che Nishida scrive, questo ha 40 anni circa e questo 75, lo finisce poco prima di morire nel 1945. Si intitola La logica dell'uomo e la visione religiosa del mondo e sono tutti e due tradotti in italiano. In questo testo, ma anche in altri, mostra un continuo dialogo tra il pensiero religioso buddista e il pensiero religioso cristiano. Nishida non è convinto che si possa attribuire a ciò che anche lui chiama Dio, ma lo chiama, appunto, usa un carattere giapponese, kami, che è il carattere, in cinese si legge shen, ed è la dimensione di spirito. Kami in giapponese vuol dire un sacco di cose. Nella visione shintoista i kami sono le forze spirituali, le energie che stanno nella cascata, nell'albero, nel mare, nella montagna. Tutto è pieno di dei, lo diceva Eraclito nella Grecia del VI secolo a.C., lo dicono gli shintoisti, tutto è pieno di dimensione divina. Però poi kami, questo termine, viene utilizzato anche per tradurre il Dio biblico. Le Bibbie in giapponese hanno questo carattere per dire Dio. Quindi già questo è un problema interculturale, capire cosa si intende con kami in giapponese e come questo termine si adatta e si amplia anche per contenere un concetto ben diverso dai kami della tradizione Shinto. Nishida non pensa che Dio possa essere considerato personale, anche se riconosce l'importanza e la dignità di passare attraverso questa dimensione. Cioè non è che dica no, è sbagliato. Per Nishida è ancora troppo parziale. Dio è una dimensione che può avere anche i connotati della persona, ma da un punto di vista appunto ultimativo, e qui ritroviamo anche Meister Eckhart, Dio nella dimensione che un cristiano direbbe del padre,
e non del figlio che si rivela, è inconoscibile, è al di là dell'essere persona o non persona. Cioè tutte queste connotazioni non hanno più significato. Possiamo cercare di utilizzarne anche altre, ma sono sempre imperfette. Bisogna a un certo punto tacere, e anche qui si trova tutta la difficoltà di un pensiero filosofico che vuole essere tale e quindi vuole usare il linguaggio, ma che si rende conto che per dire quello che vuole dire il linguaggio non basta più. E quindi il pensiero di Dio è in un certo senso il pensiero del limite del linguaggio, del limite del pensiero. Un pensiero del limite del pensiero. Io cerco di pensare il limite sapendo che se lo penso, allora non è già più un limite, l'ho incluso nel mio pensiero. Se io penso Dio e pretendo di includerlo nel pensiero, allora il pensiero è più grande di Dio, o perlomeno è pari. Hegel fondamentalmente dice qualcosa di simile, anche Spinoza. C'è questa fortissima, se vogliamo, nella tradizione occidentale, anche si attribuisce un valore talmente grande all'uomo, al pensiero umano, che quasi non si identifica con Dio. Invece nel caso della mistica o nel caso di Nishida, questa eccedenza viene avvertita come tale e il pensiero si scontra con questo limite senza inglobarlo, senza riuscire a contenerlo. E poi vedremo appunto perché si parla di luogo del nulla, che cosa vuol dire luogo, che senso nulla e in che senso appunto c'è questa convergenza e questo dialogo, questo intreccio serrato di pensiero buddista e di pensiero cristiano. Dio, adesso anticipando un po', è proprio quel nulla che avvolge la totalità. Nulla perché non può essere definito, nulla perché è condizione primigenia del darsi di ogni cosa, è ciò che sta sempre a monte. Ogni volta che io penso l'origine, è già un'origine nel mondo, è già un detto, è già qualcosa che si iscrive nella creaturalità. Ciò che dà origine alle cose è al di fuori delle cose, non è alcunché, è nulla. Ma già dire è nulla è un errore, dovremmo solo dire nulla, o alla fine dovremmo tacere, in fondo è quello che si fa. Lo zazen e la contemplazione eucaristica e l'adorazione eucaristica in un certo senso sono un modo per, diciamo, una tacita eloquenza, un modo per corrispondere in silenzio all'infinità delle cose che servirebbero da dire, come quando si guarda il volto della persona amata. Si vorrebbe continuamente dire quanto la si ama e a un certo punto si balbetta e non si dice più niente, perché la contemplazione è questa, alla fine. Questo desiderio di dire che al tempo stesso accetta gioiosamente di non dire. Questa è anche la cosa. Non accetto mio malgrado. Sì, magari ogni tanto mi piacerebbe essere un grande poeta e provare a dire anche con la bellezza della parola. Ma alla fine anche Shakespeare, quando scrive i suoi sonetti, continua a scrivere i sonetti per dire ti scrivo per dirti che non riesco a scrivere di te, perché sei oltre tutto quello che io posso cercare di dire. Ma non per questo io smetto di scrivere. Devo continuare a scrivere per continuare a dirti che ti amo, sapendo che ogni volta che te lo dico, in qualche misura sto al di sotto del sentimento che ti vorrei dire. È un po' questo il gioco continuo. È un po' come il gioco della... cioè che non è un gioco, ma è come dire... quelle falene che continuamente vanno verso la luce che le attrae senza poterla mai toccare. Sembra la cosa più sciocca, in realtà forse è una metafora poetica di quello che fa il mistico nei confronti di Dio. Cerca di tendere questa luce e ecco perché Cusano lo chiama e scrive un trattato intitolato Idiota de mente. L'idiota della mente, quello che è considerato uno scemo, lo stesso Dostoevsky scrive un romanzo di 800 pagine intitolato L'idiota, il principe Mishkin è idiota perché rispetto al bel pensiero della società è uno che non ha arte né parte, è uno che si dedica a cose oziose, è uno non pratico, che mira costantemente a ciò che non può essere oggetto di nessuna mira e che per l'idiota è l'unico oggetto veramente sensato da mirare. L'elogio della pazzia di Erasmo e Rotterdam.
forse quello che tutti considerano folle è veramente l'unico sano, ma è sano perché appunto è folle rispetto alla ragione, rispetto alla ragione pragmatica, rispetto alla ragione che pensa sempre per mezzi e per fini, che si dà degli obiettivi determinati. Anche qui non significa che allora non dobbiamo più collocarci nel mondo e capire anche come ragionare, come procedere. Se uno fa l'imprenditore e deve dare lavoro a operai, è giusto che sappia anche ragionare in questo modo, ma non è il modo ultimativo, non è il modo più profondo del darsi, dell'umanità, dell'essere umano. Quindi dicevamo allora, in questo intreccio, in questo plesso tematico tra filosofia e religione, tra zen e pensiero, tra buddismo e cristianesimo, letture favorite di Nishida sono i greci, che legge soprattutto in traduzione, ma un pochino anche in greco e latino. Da questo punto di vista Nishida è veramente mostruoso, non solo per la sua epoca, perché oltre a leggere il giapponese, il cinese e l'inglese, legge il tedesco, capisce un po' il francese e un po' il latino. E quindi fa proprio un lavoro anche pionieristico di confronto corpo a corpo con i testi, con la lingua della tradizione greca, soprattutto Platone e Plotino, in parte Aristotele, della tradizione medievale, soprattutto Meister Eckhart, e della tradizione moderna, Kant, Hegel, Schopenhauer, Fichte e tra i più vicini anche Husserl, la fenomenologia lo interessa, oltre ad alcuni americani e inglesi come appunto William James. Questa è un po' diciamo la sua biblioteca, e oggi nel museo dedicato a Nishida nella sua città natale si trovano ancora tutti i testi. E interessante vedere anche le note a matita che faceva, certi appunti che prendeva, quelli erano i libri più scritti e sottolineati. Vediamo allora alcuni concetti fondamentali che ci permetteranno di arrivare poi a questo testo in particolar modo e a focalizzarci sul nodo filosofia, religione, luogo del nulla assoluto. Avevamo visto il concetto di esperienza pura è il primo concetto originale con cui Nishida inaugura il suo percorso filosofico. La sua idea è che appunto la realtà non sia qualcosa che si opponga al soggetto, qualcosa che stia là fuori, un oggetto che semplicemente urta contro il soggetto e con il quale sia difficile trovare una mediazione, una conciliazione. Ma la realtà piuttosto avvolge il soggetto, o forse ancora meglio, lo intrama, fatta della stessa stoffa del soggetto. L'esperienza pura non è qualcosa di così definito perché si oppone a un'esperienza supposta impura. Non è che ci sia una logica oppositiva tra esperienza pura e esperienza impura. L'esperienza pura è esperienza immediata. I casi, gli esempi evidenti, eccezionali sono quelli del musicista, sono quelli dell'artista che è totalmente immerso nel proprio movimento, o anche quelli della fusione, diciamo, di due soggetti d'amore. Ma dice Nishida, in realtà tutti noi siamo sempre nell'esperienza pura. Anche i gesti più quotidiani sono pieni di esperienza pura. Quando noi avvertiamo il ronzio di una mosca, prima di iniziare a processare mentalmente questa percezione e esserne consapevoli, esserne coscienti e dire io, c'è un io che sta udendo una mosca, noi siamo tutt'uno con quel ronzio. Questa è l'esperienza pura. Quando noi ci scottiamo, la sensazione del bruciore è una sensazione immediata. Noi siamo tutt'uno con la fiamma. Poi subentra il giudizio, e ovviamente sono frazioni infinitesimali di secondo, ma a lui interessa proprio questa condivisione che l'essere fa in tutte le sue forme.
nel soggetto umano è come se il mondo riconoscesse se stesso, è un'occasione che il mondo ha per pensarsi, il pensiero umano. Non è che sia l'uomo da una parte e il mondo dall'altra, l'uomo è mondo. Qualsiasi pensiero che noi facciamo sul mondo è già un pensiero del mondo. Non è che noi siamo super partes, al di fuori, e vediamo la realtà decorporeizzandoci, scorporandoci da essa. Quindi questa attenzione alla purezza, alla immediatezza dell'esperienza, permette a Nishida di sottolineare, di insistere su questo carattere di profonda unità, questa adualità, come dire, né uno solo né due, ma non due. Uno dei termini su cui Panica ha lavorato tutta la vita, Advaita in sanscrito, non due. Scusa Marcello, si potrebbe dire il conoscere, il conosciuto, il conoscitore sono la stessa cosa. Esattamente, esattamente. Proprio questi che nella formulazione, diciamo, di analisi logica, noi siamo abituati a distinguere, perché è giusto in quell'ambito distinguere soggetto, predicato, complemento oggetto, nell'esperienza originaria sono la stessa cosa. E lo dice Nishida in alcuni punti, lo dice 500 anni prima Cusano in un altro modo, lo dicono tanti mistici. Non solo io, quando conosco l'oggetto, quando sono profondamente in armonia, in sintonia con l'oggetto, sono quell'oggetto e l'attività del conoscere lega conoscente e conosciuto, ma addirittura lo sguardo che Dio porta su di me è lo stesso sguardo che io porto su Dio. Questa è un'affermazione sconvolgente rispetto alla dottrina, diciamo, vulgata, cui Dio è assolutamente alto, trascendente, l'ente perfettissimo che guarda, che incombe, e noi le creature. No, i mistici ci stanno dicendo: Dio si intrama con noi, se c'è un senso nell'incarnazione. Adesso, questo è un discorso cristiano, poi dovremmo magari vedere dal punto di vista ebraico-islamico, sarebbe interessante capire di come si svolge la questione, ma Dio ci guarda con lo stesso sguardo con cui noi lo guardiamo. C'è un trattato di Cusano, De Visione Dei, la visione di Dio. E lui, per far capire questo concetto, regala un quadretto a una comunità di monaci in cui è dipinta un'immagine, un volto che guarda un po' come i migliori ritratti, come anche la Gioconda, dove voi vi spostate sembra che gli occhi vi guardino, cioè, qualunque posizione voi vi collocate voi vi sentite guardati. Ecco, questo è lo sguardo di Dio, ma in più anche dovete pensare che non è solo Lui che vi guarda, questo raggio ottico non è monodirezionato, ma è biunivoco, c'è questo dialogo d'amore, ogni sguardo è un dialogo, è un logos che tiene, che contiene nel dia della differenza. Quindi non c'è indistinzione, non c'è indifferenza pura, tutto uguale, tutto, non c'è la mia individualità, non c'è la pluralità delle onde. No, le onde sono distinte l'una dall'altra, ma nel movimento, nel respiro dell'oceano, fanno parte di una totalità. Dio è questo soffio, questo spirito, questo processo che si fa costantemente. La nascita eterna del verbo la chiama poi Meister Eckhart. Dio continuamente nasce in ogni sguardo, ogni carezza che voi fate è una carezza fatta da Dio. Qui è molto evangelico, no? Ogni gesto che voi l'avete fatto non è mio, io l'ho fatto a voi e voi l'avete fatto a me. Lo fate voi attraverso di voi e Dio che si comunica, e quindi appunto Dio è parte vostra, non solo voi siete parte sua, ma c'è questa proprio eccedenza rispetto alle categorie dell'identità e della differenza. Un'identità che si fa non per esclusione, se sono io non sei tu, se è mio allora non è tuo, ma è un'identità che si dà per inclusione, per relazione, proprio perché mio è anche tuo, paradossalmente, mio soku
tuo, mio ovvero tuo, io cioè tu. Questo è anche il titolo di uno dei testi più importanti di Nishida degli anni 30, Watakushi to Nanji, l'io e il tu, io e te, io e tu. Tra l'altro un titolo quasi identico, anzi identico a quello di un pensatore ebreo, Martin Buber, che scrive negli anni 20 Ich und Du, l'io e tu, in cui mostra come ci sono due forme di relazione essenziale, io-esso, in cui l'uomo ha rapporti con cose, e io-tu, in cui l'uomo ha rapporto con altri soggetti umani. Ed è in questa modalità che Dio si comunica. Martin Buber è un pensatore appunto anche religioso, traduce la Bibbia in tedesco dall'ebraico, traduce in tedesco testi della tradizione taoista, meglio li divulga, non è che sappia il cinese, però è molto interessato, scrive racconti dei Hasidim, della tradizione mistica ebraica. Quindi, come dire, ci sono moltissime possibilità di contatto, di confronto. Quando, come dire, il pensiero raggiunge il punto dell'incandescenza, allora davvero ci si può confrontare, dialogare tra diverse tradizioni. Ciascuno aderisce pienamente alla propria e così facendo incontra le altre. Questo è anche bellissimo. Non è che io devo sciogliere, annacquare la mia identità per poter incontrare l'altro. Ma quanto più io sono io, allora tanto più riesco a incontrare l'altro. È certo che questo io non è l'io dell'ego, non è l'io psicologico, non è l'io che si costruisce corazzandosi. Ma è un io che va in profondità e quanto più va in profondità, tanto più affonda le radici nell'humus comune. È come se... coscienza universale. Sì, una coscienza che però anche qui non deve essere vista, diciamo, in modo new age, nel senso di una specie di flusso, diciamo, di una gelatina melassa che appunto inibisce le distanze, ma è proprio come la terra da cui le radici di tutti gli alberi nascono. Noi vediamo i tronchi e vediamo che il platano non è l'olmo e il faggio non è la quercia, però quanto più a fondo andiamo, tanto più le radici di questi alberi si toccano, in un certo senso sono, o anche le radici delle montagne, le radici delle montagne non si vedono, noi vediamo i picchi, ed è giusto dire questo è l'Everest, questo è il K2. Nessun mistico dice ah, è la stessa cosa, no. Io devo salire sull'Everest, devo seguire una via, devo attrezzarmi, se devo salire sul Monte Bianco ne seguo un'altra. Ma la radice delle montagne, il luogo da cui le montagne svettano, quello è comune, è lo sfondo. Questo è anche un modo diverso di ragionare rispetto, per esempio, a quello che cerca di dire. Beh, ci sono montagne diverse e quindi percorsi diversi e non si può dialogare, perché in fondo è giusto che ciascuno abbia la sua montagna e ciascuno ha un percorso da seguire. Un altro dice no, in fondo è come se la montagna fosse una, ma ci sono diversi modi per arrivare sulla stessa vetta. Un altro può rovesciare il discorso e dire no, ci sono tante montagne e ci sono tanti sentieri per salire in cima ad ogni montagna. Anche all'interno del cristianesimo ci sono tantissime vie per giungere a Dio, la via mistica, la via teologica, la via devozionale, la via intellettuale, ma tutte queste montagne, tutte queste vie riposano su un fondo comune, su un orizzonte, e questo orizzonte però è indicibile proprio perché noi siamo sempre collocati su una montagna e non riusciamo a uscire, non possiamo andare oltre, al di là, al di fuori, uscire dalla montagna per vedere ciò che sta sotto, perché ciò che sta sotto è proprio ciò che ci permette di muoverci, di vivere, così come non possiamo assistere alla nostra nascita. Noi siamo gettati nel mondo e questo evento originario della nostra nascita è sempre alle nostre spalle. In un certo senso è come se nascessimo con una specie di debito costituito, forse è anche un modo di pensare al peccato originario, cioè noi abbiamo un vuoto, non nel senso dello zero, ma un debito, una dimensione incolmabile che nessun esercizio mentale, filosofico ci permette di colmare. Accettare questa mancanza costitutiva non significa diventare pessimisti, mortificati,
delusi, ma vedere la positività di questa gratuità. Nessuno ci ha chiesto il nostro consenso, e da un certo punto di vista questo ci potrebbe anche fare un po' girare le scatole, ma accettiamo questo nostro essere stati gettati nel mondo e sappiamo che c'è sempre questa eccedenza che sta alle nostre spalle. Ecco, da un certo punto di vista la madre ha questo, cioè è il simbolo della nostra dipendenza originaria da qualcosa che non abbiamo creato noi, ma che ci ha creato. E che in fondo cosa ci chiede la madre? Più che di essere conosciuta, di essere amata. Nessuno pretende di conoscere Dio. Dio non crede, ma nessuna tradizione religiosa che io sappia, Dio dice conosci, dice ama. E come si ama Dio? Amando gli altri, amando il mondo, anche nelle sue manifestazioni più crude. E amare non significa giustificare. Le madri amano i figli non perché giustifichino tutto quello che i figli fanno, ma perché sanno che anche l'ingiustificabile viene dal figlio, e il figlio in quanto persona va amato con tutti gli errori che può fare. Il figlio forse è chiamato a fare qualcosa di simile. Poi anche qui sappiamo che un conto è l'amore umano, un conto è un amore oltreumano, e talvolta non sempre i genitori meritano l'amore, non sempre i figli meritano l'amore, ma qui forse non è neanche questione di merito. Come dice Clint Eastwood negli Spietati, dice, vivere e morire non ha a che vedere col merito. È un killer che si rende conto che viene redento dall'amore della donna morta, muore subito, non si vede mai la donna. C'è questo killer vecchio che ha due figli, che cerca di tirare su, che cerca di redimersi, che poi torna a uccidere un'ultima volta, e alla fine del film si dice, come spesso succede, la suocera non capì mai perché, cioè la suocera del killer, la madre della donna morta, non capì mai come mai sua figlia si fosse innamorata di un uomo del genere. Però, come dire, quella presenza assente della madre dei figli, della moglie morta, è il segno del perdono in un certo senso, il segno di un amore che redime anche il killer più incallito. Questa presenza, diciamo, dell'amore femminile, dell'amore che non è visibile, non c'è uno scandalo, non c'è una tenerezza, si vede solo il vecchio uomo che torna sulla tomba della moglie, costantemente, che continua a sviarsi, è come un figlio prodigo che continuamente però torna a gruffolare coi maiali, e però c'è sempre questo vuoto, questo posto vuoto che è lì, che dice ricordati di questo luogo da cui tu in qualche misura provieni, questa radura di pace, questa radura d'amore che in un mondo anche così pieno di violenza può dare la misura di un senso. Questa è anche una forma di esperienza pura, direi probabilmente di Shida. Questo luogo primigenio appunto in cui noi ci sentiamo in unità, in comunione profonda con la realtà. Secondo passo, andiamo avanti ancora 20 minuti, quarto d'ora. Dopo il concetto di esperienza pura, Nishida è un grande forgiatore di concetti, continua a inventare nuovi termini per cercare di dire più da vicino quello che vuole dire. Il secondo grande concetto è quello di jhīgaku, di autoconsapevolezza. Ji, sé, kaku, risveglio. È uno dei modi per dire appunto anche la illuminazione. Consapevolezza di sé, ma non è l'autocoscienza in senso solo mentale, è una capacità di vedere la natura propria delle cose, di vedere il sé, il vero sé. Nishida parla di shin no jiko, il sé della verità, il sé che è vero. Noi lo possiamo distinguere, diciamo, il sé con la S maiuscola e la sé con la S minuscola. Non è il sé egotico, psicologico, è il grande sé,
è appunto la natura autentica. Il vedere, questo è l'occhio, da solo l'occhio, questo è l'occhio che cammina, le due gambe, l'occhio che vede, l'occhio che cammina. E qui ancora l'occhio che cammina, che vede, ricevendo. L'altra scena dell'accoglienza dall'altro, ricevendo. E questo è il tetto, sì, quando c'è quel segno lì vuol dire che c'è interiorizzazione dentro. Ecco, interiorizzando ciò che accoglie, riceve, l'occhio cammina. Questo è il sapere. Infatti è proprio un movimento, un processo, non è una cosa questa autoconsapevolezza, è un processo. Una delle cose belle dei caratteri cinesi e giapponesi è che mostrano sempre il farsi di un'azione più che non la stasi di una sostanza. Il pensiero occidentale ha cercato soprattutto di pensare la sostanza, l'usia, l'essenza. Il pensiero estremo orientale pensa soprattutto il movimento, il processo, dimensione del farsi. Poi ci sono anche pensatori occidentali che invece pensano proprio questo. Hegel, per esempio, cerca di sciogliere le determinazioni della mente per mostrare il processo. Quindi ci sono spesso questi incroci strani. Questo risveglio, i francesi lo traducono anche éveil à soi, risveglio a sé. Un'autoconsapevolezza appunto non teoretica, non intellettuale, ma proprio che si incarna in una pratica, che diventa gesto, che diventa donazione. Questa autoconsapevolezza di sé non è uno stare dentro di sé ben pasciuti, in pace, tranquilli, ma al tempo stesso è scambio continuo. Anche qui, come dire, non dicendo maestro, maestro, ma dalle opere si riconosce che è figlio di Dio, detto in linguaggio cristiano. L'autoconsapevolezza non è questa sfera chiusa, ripiegata su di sé, ma è movimento continuo che permette, come dire, è un sé che conosce se stesso attraverso di sé. Anche qui, conoscente, conosciuto e conoscere si intrecciano. Il sé, soggetto, conosce sé, complemento oggetto, attraverso di sé. Dire, per la mediazione e nel luogo del sé. È una dinamica, vedete, intratrinitaria quasi, potremmo dire, una pericoresi, una circuitazione continua di un sé che appunto non è sostanza, ma è processo, che è flusso, che è relazione con l'alterità e che è relazione proprio anche con il mondo. Il sé autentico coincide con il farsi del mondo. Si è parte del mondo come si è onda dell'oceano, e in quanto onda si è altra cosa dall'oceano, in quanto individuo psicologicamente determinato si è altra cosa dal mondo, ma in quanto acqua come onda, in quanto acqua si è quell'oceano, in quanto natura di Buddha si è mondo, c'è interazione, integrazione, fluidità. Questa è un tipo di logica che qui Nishida inizia a mostrare proprio la sua differenza rispetto alla logica occidentale, soprattutto aristotelica. Il pensiero occidentale ha cercato di partire dall'universale per definire il singolare. Aristotele parte dalla... l'essere non è neanche una categoria, perché non ha partizioni, è la totalità. Dall'essere però noi possiamo passare, per esempio, al genere, animale, alla specie, essere umano, alla particolarità, non so, di una città, Atene, alla singolarità di una sostanza univoca, Socrate, maestro di Platone. Quindi, dall'universale al particolare, dal predicato, cioè Socrate è un uomo, Socrate soggetto, uomo predicato. L'uomo è un animale, uomo soggetto, animale predicato. L'animale è un vivente, soggetto predicato. Il vivente è un ente. Aristotele, la logica occidentale, cerca soprattutto di individuare dall'universale al particolare, dal predicato al soggetto.
Nishida fa il contrario, per cercare di capire proprio quello sfondo originario da cui tutto parte. Dice: noi dobbiamo andare verso, dal soggetto al predicato, dalla singolarità all'universalità, il luogo in cui tutto accade, lo sfondo da cui tutto ha inizio e in cui tutto ha fine. Questi sono modi per dire Dio, anche Nishida, è quell'universale degli universali che non diventa, è quel predicato che non diventa mai soggetto. Facciamo un esempio con i colori. Dico che il rosso è colore, il rosso è soggetto, il colore è il predicato, il colore è l'insieme più grande del quale il rosso fa parte. All'interno dell'insieme rosso ci sono tanti tipi di rosso: il vermiglio, il magenta, lo scarlatto. Nishida cerca di andare in questa direzione verso l'esterno, verso l'insieme più grande. Partiamo dal particolare, partiamo anche dal nostro sé, ma questo sé si apre all'universale. L'universale è quel predicato di tutti i predicati, che sta addirittura al di fuori dell'essere, uomo, umano, soggetto, vivente, animale, animale, vivente, ente, essere. Cosa sta al di fuori dell'essere? Nulla. Appunto, il nulla è quello sfondo all'interno del quale, da cui l'essere si staglia. Ecco, se vogliamo, l'escamotage linguistico, logico, che ci permette di dire che l'essere non è il contenitore più ampio, che c'è qualcosa che sta al di là dell'essere, al di fuori. Questa cosa, che non è una cosa, appunto, perché anche dire che è una cosa la tradisce, è quello sfondo che appunto Nishida giunge a chiamare luogo del nulla, all'interno del quale c'è l'essere. Ecco perché è nulla, perché è più ampio dell'essere, perché fuori dell'essere c'è nulla. Dobbiamo sentire la valenza positiva di questo nulla, mentre noi nelle nostre lingue tendiamo a vederlo sempre in modo negativo. Se diciamo che non c'è nulla è perché non c'è nessuna cosa. Se diciamo c'è nulla, e dobbiamo sentire però qui il mu giapponese, il nulla che è vuoto, che è dimensione non definita, indefinita e quindi anche infinita, questo nulla non è l'assenza di cose, non è la negazione dell'essere, non è il non essere della tradizione occidentale, ma è quello sfondo, quell'orizzonte infinito di possibilità da cui si staglia in primo luogo l'essere e poi tutte le sue determinazioni. Forse niente è la tradizione, non ente. Non ente. Sì, purché sì. Perché anche qui noi riusciamo a sentire il niente non la negazione di un ente particolare, ma l'eccedenza rispetto ad ogni ente, l'essere oltre l'ente. Una trascendenza totale. Ecco, allora, in realtà la stessa opposizione tra trascendenza e immanenza scompare, perché questo luogo del nulla assoluto è al tempo stesso trascendente e immanente. È in tutte le cose, ogni cosa è determinazione particolare del nulla. Questo libro, la mia persona, ogni mio pensiero, ogni mio sogno, ogni mio respiro sono determinazioni, declinazioni particolari del nulla, onde, increspature dell'oceano, se usiamo sempre questa metafora. Purché con oceano noi intendiamo non una cosa, non appunto un insieme determinato e delimitato, ma l'infinito, il non determinato né determinabile. Il luogo del nulla è tale perché è quello sfondo di tutti gli sfondi che non può essere mai oggettivato. E qual è lo sfondo di quei segni che io ho tracciato? È il foglio bianco. Quel foglio bianco che è sfondo rispetto ai segni, però
si staglia, è una cosa che si staglia da ciò che gli sta dietro. Se fosse collocato sulla parete sarebbe un evento particolare di una parete, e la parete sarebbe lo sfondo del foglio di carta. Ma la parete che sta dietro il fondo di foglio di carta è a sua volta una determinazione di uno sfondo che la precede, che è paesaggio circostante. A sua volta il paesaggio si staglia rispetto al cielo, per esempio, alla volta stellata. Tra l'altro Ku, un altro modo in giapponese per dire vuoto, si legge anche Sora ed è la volta celeste. Noi dobbiamo pensare a qualcosa che sia ulteriore anche alla volta celeste, allo sfondo di tutti gli sfondi. Anche questo è il limite del pensiero, perché ogni volta che noi lo oggettiviamo e lo chiamiamo sfondo, e lo chiamiamo luogo, e lo chiamiamo nulla, l'abbiamo già tradotto da sfondo a determinato. Questa è la trappola del linguaggio che non possiamo eludere, non possiamo evitare, ma ci dobbiamo stare, ma lo dobbiamo abitare in modo consapevole. Quindi altro è dire il linguaggio non dice, quindi lo rimuoviamo, dobbiamo dire che non funziona, dobbiamo dire che non va bene. Altro è dire sono consapevole che il linguaggio non potrà mai cogliere la totalità dell'assoluto, di Dio, del nulla, dell'Atman Brahman, possiamo mettere tutti i termini che vogliamo, ma ogni volta che noi diciamo questo, se siamo consapevoli del gesto, del significato di questo sfondarsi infinito che il linguaggio non cattura, allora possiamo usare le parole, allora usiamo le parole, così come per stare nell'ambito cristiano, questa è una cosa che coglie molto Simone Weil. Vedremo, non si battezza, non diventa mai cristiana fino in fondo, ma resta sulla soglia consapevolmente. Lei, in tradizione ebraica, vede, sente nel cristianesimo una forte attrazione, ma decide di rimanere lì proprio per restare aperta, perché ha paura di chiudersi. Che cos'è che coglie? Coglie il fatto che all'interno della dimensione cristiana, il linguaggio cristiano, anche Dio decide di determinarsi pronunciando una parola. Qual è quella parola? È Cristo. Ecco perché il cristianesimo non è tanto una religione del libro, nel senso della scrittura, ma è una religione della parola parlata, della parola che è una vita che si incarna. L'unica parola è una vita. La verità è una vita che nasce, che muore e che risorge. Allora, in questo senso possiamo pronunciare parole liberandoci anche dal timore, se però riusciamo a mantenere questa consapevolezza, dal timore che le parole uccidano ciò che vogliono significare. Ogni volta che noi scambiamo la parola per il suo significato, tradiamo quel significato. Ogni volta che io impugno il nome di Dio o il nome di luogo del nulla e penso di averlo afferrato, di poterlo manipolare come un oggetto, io ho tradito proprio quel significato che invece pensavo, pretendevo di poter avere afferrato. Ogni volta che invece io accetto di pronunciare questa parola nella sua povertà, vi ricordate il sermone di Eckhart sulla povertà di spirito? Questa è povertà di spirito. Accetto di usare un linguaggio sapendone il limite. Accetto di dire con le mie povere parole ciò che le eccede infinitamente. Questo succede anche nelle relazioni affettive umane. Quante volte noi, per cercare di testimoniare l'affetto per una persona, facciamo quasi peggio, perché le nostre parole non dicono quello che vorremmo dire e ci pentiamo. Volevo dirgli quanto gli volevo bene e alla fine sono riuscito quasi a fare peggio, perché ha capito un'altra cosa, perché ho quasi sporcato un momento che forse avrebbe... sarebbe stato meglio lasciare nel silenzio. Sì, ci capitano queste cose. Questo non significa allora rinunciare al linguaggio, significa sapere che la nostra povertà è anche questa e che dobbiamo continuamente lo stesso cercare di usare parole, ogni tanto inciampando e ogni tanto magari invece becchiamo anche la parola giusta. Ogni tanto, talvolta, attraverso la parola e solo attraverso la parola si comunica qualcosa che la eccede. Talvolta succede anche questo di bello, che tramite un evento finito, tramite qualcosa di piccolo, si comunica qualcosa di infinito. Ah,
un piccolo gesto che ci sembra insignificante diventa invece la pienezza di un sentimento che quella persona riesce a cogliere, non per quella limitatezza, ma per tutto quello sfondo infinito che effettivamente si comunica in quel particolare finito. Scusa, posso dire, non è che il problema è anche legato al fatto che non diamo troppa importanza alla parola, cioè, pensiamo che la parola è l'unico strumento di linguaggio, invece ci sono tanti altri. Certo, sicuramente il termine linguaggio di sicuro non si limita alle lingue naturali, ma ci sono gesti, ci sono espressioni, ci sono fremiti, ci sono sguardi che sono appunto molto più significativi delle parole. Questo sicuramente. Tuttavia sono sempre non verbali. Sì, non verbali. Il soggetto è un linguaggio, oppure non lo è. Sì, certo, noi possiamo attribuire un senso ai gesti non verbali perché siamo anche i parlanti, perché siamo eloquenti, e quindi lo sguardo di un essere umano è uno sguardo diverso dallo sguardo di un animale non umano. Certo, infatti adesso io io adesso facevo questo tipo di esempio soprattutto riguardo al linguaggio, perché il problema di Nishida da filosofo è usare questo strumento. Se fosse un artista sarebbe un altro suo problema, sarebbe ma il gesto, il tratto che io, tra l'altro Nishida è anche solo un artista perché fa pratica shodo e le sue calligrafie sono anche apprezzate in Giappone, ma il problema anche del musicista, del ballerino è questo mio modo di esprimere, questa mia modalità di espressione esaurisce la totalità o no? E se non esaurisce, cosa ci sta oltre? Ma se io invece trovo questa come mia modalità, come rendere la modalità per esempio artistica oppure per un matematico di costruzione di teoremi matematici, come renderla non necessitante, non costringente, non una gabbia dalla quale non riesco più a uscire. Abbiamo visto anche l'anno scorso questo problema proprio con Dogen e col problema dello zazen. Lo zazen che da un lato sembra svincolare da ogni pratica particolare rischia di diventare a sua volta una gabbia. Allora cosa devo fare? E l'esempio pare che avevo portato è come quello della colomba che vorrebbe volare senza l'attrito dell'aria. Ah, se potessi liberarmi di tutti gli strumenti volerei più velocemente. Invece no, l'aria è quell'ultima resistenza che serve alla colomba per volare. Nel vuoto volerebbe più veloce, ma in realtà non volerebbe, perché ha bisogno dell'attrito. C'è bisogno dell'attrito dell'aria per poter sbattere le ali. E quindi in questo senso il linguaggio, l'espressione artistica, la figurazione, la composizione musicale, qualunque espressione, anche senza essere artisti, il nostro comune parlare quotidiano, il nostro commercio con le cose del mondo, è a sua volta limitante, ma è un limite costitutivo che al tempo stesso ci permette di muoverci nel mondo, di essere mondo e di dire e di fare cose. Quindi anche in questo senso dobbiamo riconoscere che non si dà possibilità di puntare all'infinito se non attraverso mezzi finiti. È come quello che dice io vorrei puntare alla luna facendo meno del dito che la punta. No, il dito è integrale nell'esperienza del puntare alla luna. Non è che posso fare meno di questo. Ah, sarebbe bello che ci fosse una incarnazione, perché io da piccolo mi chiedo perché Gesù è diventato uomo in Palestina in quell'anno, se fosse diventato tedesco nel 1800 cosa sarebbe? Il problema della contingenza è questo, cioè una onda particolare, è una singolarità, è un limite, ma nel limite si dà l'infinito
E Buddha lo stesso, perché proprio lì, perché proprio... Ma in realtà essere lì o essere altrove è comunque assumere consapevolmente un limite. Il problema è capire come non far diventare limite, un limite che costringe, una gabbia che chiude, ma l'occasione, un trampolino di lancio. Allora, abbiamo 5 minuti. Possiamo fermare qui o dare magari 10 minuti di spazio se ci sono domande, queste di altro. Possiamo dopo cominceremo proprio ascoltando, non per fare un confronto, ma chi ha una riflessione che vuole condividere, dire, manifestare, dare la parola a tutti. Poi dopo cercheremo anche di lavorarci lì attorno a quello che si riflette in noi, di quello che abbiamo ascoltato, ovviamente animato dalla nostra esperienza. Quindi nel secondo momento faremo proprio questa parte, diciamo così, questo impasto. Allora, se avete ancora pochi minuti di pazienza, finisco il discorso e magari per ancorare anche queste parole leggo un passo o due passi brevi di Nishida per iniziare anche ad avvicinarci alla lettura del suo testo e al suo modo di scrivere. E dopo, sarà pagina 103. Comunque volevo chiudere un attimo il discorso introduttivo provando a esplicitare ulteriormente perché parla di luogo del nulla assoluto. Allora, questo termine luogo, basho in giapponese, è un termine comune, è un termine che si utilizza, non è un termine tecnico della filosofia. Però Nishida, che tra l'altro in parte delume da Platone, da un passo del Timeo, in cui Platone parla del fatto che il mondo nasce dall'impasto di materia e forma. Nella cora la chiama Platone. Cora è un termine greco che significa matrice, luogo, dimensione vuota. Allora, questa è l'idea che viene a Nishida in un saggio del 1926 che intitola proprio così, Luogo, in cui dice tutto ciò che è deve essere in qualche posto, qualche luogo. I miei pensieri, il mio pensiero, la mia emozione, anche il pensiero di un ente, anche un ente sommo è in qualche luogo. E questo luogo diventa appunto simbolo, è un termine, come un altro in un certo senso, è un nome, che serve per puntare in direzione di questo sfondo, di questo orizzonte di possibilità. E in questo senso, diciamo, Dio è il luogo di tutte le cose, è quel divino accadere, quindi non è solo un luogo statico, ma è il dinamizzarsi di ogni cosa, è il fluire infinito di tutte le cose. Quindi non è un recipiente che immaginiamo e poi anche fuori quel recipiente cos'è? Cosa c'è? Anche il recipiente sarà contenuto in un altro recipiente, no, è questo infinito sfondo che però coincide anche con il darsi delle cose, non è altro rispetto al movimento che in esso accade. Luogo del nulla, quindi, perché non è propriamente alcunché di particolare. Contiene l'essere, è lo sfondo a partire da cui l'essere accade. Dio è sovraessenziale, è al di là dell'essere. Quello che diceva Platone del bene, tra l'altro. Il bene è epekeina tes usias, è al di là dell'essere, dell'essenza, della sostanza, è al di fuori. Dal bene nasce l'essere, e anche bene in questo caso è un termine simbolico, come tutti i termini. Ogni volta che noi usiamo dei termini connotiamo proprio qualcosa, anche quando diciamo che è origine di ogni connotazione. Luogo del nulla, quindi sfondo di possibilità. Meister Eckhart l'avrebbe chiamata Gottheit, divinità, dimensione divina, perché Dio è già troppo definito, è troppo sostanzializzato, quindi è lo sfondo primigenio prima di ogni qualità, di ogni attributo umano, troppo umano, che noi diamo a Dio. Luogo del nulla assoluto, non luogo del nulla relativo,
Perché se fosse relativo a qualcosa, allora non sarebbe veramente sfondo, sarebbe determinato, sarebbe contrapposto a qualcos'altro, sarebbe relativo a qualcos'altro e torneremmo di nuovo nella contrapposizione dei due principi, uno buono e uno cattivo, manicheismo. Luogo del nulla assoluto, cioè libero, sciolto, slegato, assoluto significa proprio questo, non condizionato. Il problema, e qui però lo accenno solo per farvi capire come non è che tutto si metta a posto, qual è il problema? Ma allora viene prima il luogo che viene pensato dal pensiero e dalla coscienza, o la coscienza, il pensiero che pensa il luogo è più ampia e più potente del luogo? Perché se io lo penso, questo è il grande problema poi della filosofia che diventa teologia, o della teologia che appunto cerca di pensare Dio. Se io penso Dio, cambiamo luogo in un assoluto con Dio, allora il Dio pensato è veramente Dio? Ma allora se è veramente Dio ed è pensato coincide col pensiero? Oppure io posso pensare Dio ma al tempo stesso pensarlo come eccedente il pensiero? Se è eccedente il pensiero, allora in realtà non lo sto pensando, è una specie di, come dire, doppio vincolo. E Nishida non esce perché filosoficamente non se ne esce, o si prende un'altra strada che è quella hegeliana, che effettivamente alla fine fa coincidere il pensiero con l'assoluto, oppure la strada direi più nishidiana, più mistica, è a un certo punto accettare e sospendere le pretese del pensiero di dire l'ultima parola e di aprirsi allo zazen, alla contemplazione. Da questo punto di vista diciamo che Nishida lascia questo debito non colmato, perché non si colma, è un debito che non si colma. Si sente, si prova, si fa esperienza di questo luogo nel quale ci si sente, dal quale ci si sente avvolti, senza pretendere che il pensiero possa afferrarlo. In Nishida mi pare ci sia questo, ci sia questa consapevolezza o accettazione che da un punto di vista, diciamo, di Nishida filosofo un pochino gli ruga, nel senso di dire accidenti, però se la filosofia dovrebbe riuscire a dire, a comprendere, ad avvolgere il principio. Ma dal punto di vista dello Zen, anche se poi piano piano si allontana dalla pratica assidua, però gli resta come tensione fondativa, fondamentale. In realtà c'è questa esperienza che non pretende più di nominare, di comprendere, ma si lascia comprendere, si lascia avvolgere. Allora, volevo leggere una pagina di questo testo e poi finiamo qui, dopodiché saranno le volte successive che andremo più in profondità. Partiamo da metà pagina circa. La pagina è 103. Anzi, leggiamo dalla fine di pagina 102, proprio tutte le due parole, leggiamo tutta la pagina. Ciascun sé, come uno dei tanti individui del mondo e in quanto uno dei suoi punti focali, esprime in se stesso il mondo e mantiene la propria direzione lungo la direzione del punto focale attorno a cui il mondo stesso si forma. Complessa, però direi punto fondamentale è ciascun sé è uno dei tanti individui, ma è uno dei punti focali del mondo, ciascun sé. Questo rimanda sempre un po' a Cusano e Eckhart, che dicono in un universo infinito ogni punto è il centro, nessuno è fuori dal centro, nessuno è in periferia, l'ultimo dei disperati è il centro dell'universo, è il punto focale.
esprime se stesso in se stesso il mondo. Ogni punto, il più piccolo filo d'erba che si calpesta, è espressione di tutto il mondo e mantiene la propria direzione lungo la direzione del punto focale attorno a cui il mondo stesso si forma. Il mondo, che ha per così dire una sua espressione, una sua direzionalità, si forma intorno ad ogni centro, intorno al suo centro, e ogni punto ha il suo centro. Vuol dire, ogni istante ha una immensità, che poi sarà anche quella, vuol dire, è quella di Nietzsche, in un modo che opposto, o che, come dire, che si scaglia contro le secche del pensiero luterano dell'epoca. Nietzsche è figlio di un pastore protestante, quindi sa bene, dice, bisogna avere amato come un figlio ama la madre, la Chiesa, per poterla criticare come l'ho criticata io. Dice così Nietzsche, in un frammento. Lui odia di un odio viscerale tutto ciò che è, lui considera appunto, legato alla dimensione cristiana e religiosa, ma dice, mi sono passato attraverso. E poi alla fine, quando è già folle, si firma Dioniso o il crocifisso. Vede questa dimensione panica di. Ma per Nietzsche appunto l'attimo immenso è ogni attimo, non è solo l'attimo in cui noi stiamo meglio, siamo giovani, forti e abbiamo appena vinto la lotteria. Ogni attimo è immenso e in ogni punto c'è il mondo che si sviluppa nella sua dimensione focale. Se noi riusciamo a sentire questo, la posta in gioco qual è? Se noi riusciamo a sentire con questa intensità ogni attimo, allora estirpiamo da noi ogni impulso negativo, ogni impulso mortifero, ogni volontà di fare il male, così come è chiamato da chi ancora è al di qua del bene e del male, che quindi discrimina, dice questo è bene, questo è male, questo è bene, questo è male. Chi va oltre il bene e il male non opera più questa continua discriminazione intellettiva, ma se entra in questa dimensione non fa più, non compie più quello che gli altri continuano a chiamare male. Non ha più bisogno di dire questo è bene e questo è male, perché la sua azione normale, il suo flusso naturale, agisce naturalmente, agendo in un modo che lui non chiama più è il modo buono, non dice più hai visto, sono riuscito a fare la volontà di Dio che è scritta nella Bibbia, no, non la chiama più così, perché non c'è più un'alterità, non c'è più intenzione soggettiva, non c'è più la mia volontà distinta dalla volontà di un tu o di un Dio, perché c'è un flusso naturale e non dice più nemmeno sono io che faccio queste cose si fanno. Chi gli sta intorno e che ancora non è entrato in questa dimensione di immensità dell'attimo dice, ah però che bravo, vedi lui è un santo perché compie il bene. Invece lui, vedete, sono sempre come dei due lati della medaglia. Lui dice, ma che santo, non c'è santità, tutto è natura, tutto è spontaneità. Voi vedete in me quello che voi già siete, ma non ne siete consapevoli. Voi mi chiamate santo, io dico, io sto vivendo come chiunque. Anche San Francesco in fondo poi dice questo, dice fratello fuoco, non mi fai male perché anche se mi stanno cauterizzando una ferita, il mio corpo prova delle sensazioni, sono fatto così, i miei nervi mi danno degli stimoli che servono anche all'autoconservazione dell'organismo, perché sennò continuerei a ferirmi senza accorgermi. Ma dal punto di vista della verità ultimativa, io e il fuoco siamo la stessa cosa. Quindi l'atto etico, l'atto buono, è un atto che non viene neanche più avvertito come tale da chi è andato appunto oltre la necessità di discriminazione. Dire che il sé come punto focale del mondo determina se stesso in maniera autoespressiva non implica considerare necessariamente il sé secondo la logica oggettiva, distingue il soggetto e oggetto. Significa piuttosto che il sé è un centro del presente assoluto che abbraccia l'eterno passato e l'eterno futuro. Anche qui molto complessa la formulazione, Nishida non è facile da leggere. Proviamo che qui rapidamente a sciogliere. Dire che il sé come punto focale del mondo determina se stesso in maniera autoespressiva
non implica considerare necessariamente il sé secondo la logica oggettiva. Vuol dire, se io sento, se io avverto che il sé è punto focale del mondo, non sto dicendo che la mia importanza, che l'importanza di ciascun sé è assoluta, non sto ragionando secondo la logica oggettiva che obiettiva, che rende oggetto la cosa, che la individua e che esponenzialmente aumenta la caratura egotica di quella cosa. Non sto dicendo che il mio ego psicologico è enorme e deve essere onorato. Non sto dicendo questo. Dire che il sé è punto focale del mondo significa piuttosto dire che il sé, il vero sé, quel sé dell'autoconsapevolezza, il Gi di Jikaku, è un centro del presente assoluto che abbraccia l'eterno passato e l'eterno futuro. È un punto, un istante presente da cui si dipartono, da cui esplodono infinite rette che vanno in ogni direzione, in ogni punto focale. E questo è anche Agostino che Nishida conosce. Quando Agostino parla del tempo, dice: le tre estasi temporali, passato, presente e futuro, sono in realtà sempre concentrazione ed esplosione. C'è anche Cusano, la explicatio. In ogni istante c'è la totalità, perché tutto entra, si incrocia in questo istante, e da questo istante tutto si diparte. Ogni istante tiene in sé, in nuce, la totalità. Ecco perché i buddhisti dicono: chi è distratto è come se fosse già morto, perché la distrazione, non essere nell'istante presente, è un lasciarsi sfuggire la vita, è non rendersi conto che la vita è sempre tutta qui ed ora. Ecco perché Simone Weil vive 34 anni, ma avrebbe potuto vivere 90 o 18 e la sua è una vita infinita. Ecco perché ogni istante è infinito e non è così importante dal punto di vista ultimativo vivere tanto o poco. Il che non significa che allora non si pianga più perché un bambino nasce già affetto dall'AIDS e muore a 6 mesi. Che non significa che non sia triste che ci siano bambini che muoiono per le bombe a 3 anni. Ma significa che dal punto di vista di Dio, se così possiamo dire, tutto è divino e tutto è da sempre redento, è da sempre accolto. Ecco, se vogliamo la differente prospettiva, cioè il modo di vedere il buddismo, l'aveva scritto mi pare anche Luciano in una lettera, il buddismo vede soprattutto l'origine, partire dall'origine, in giapponese Honrai Mo Ichimotsu, fin dall'inizio non esiste nulla, nel senso che tutto è già accolto dalla natura di Buddha. Il buddismo ha sempre questa idea della divisione originaria. Nel cristianesimo c'è uno spostamento, soprattutto una grande tensione verso l'escato, verso il fine. Dio attrae, ma in realtà i due estremi si toccano, coincidenza oppositorum. I due opposti coincidono. L'inizio e la fine, l'alfa e l'omega, sono una stessa cosa. Poi, anche qui, in un certo senso potremmo dire, la libertà, la bellezza che ci viene consegnata è anche di capire nel nostro percorso di trasformazione ci sono dati modi diversi, sentieri diversi da seguire, perché forse alcuni sentieri più di altri fanno vibrare delle corde in noi. E allora va bene se uno si sente più vicino al buddismo e va bene se uno si sente più vicino al cristianesimo, se uno ha più occasione di trasformazione all'interno di un certo tipo di linguaggio, con un certo tipo di simboli, oppure con altri. Per un greco del IV secolo, probabilmente parlare di transostanziazione, di Dio che muore e che risorge, di pane che diventa carne, di vino che diventa sangue, non avrebbe dato senso. E ciò non significa che quel greco era fuori dalla dimensione divina, della redenzione, ma avrà avuto altri modi, altri linguaggi, altre forme per dare espressione a questa sua dimensione di assoluta unità con il divino. Ultima cosa, poche righe sotto,
Nasciamo per morire e moriamo per nascere. L'attimo svanisce in eterno ed eternamente rinasce. L'attimo, perciò, è eterno. Il mondo del presente assoluto è come una sfera di grandezza infinita che non ha circonferenza e cui centro ovunque. Qua è Cusano che... Questo è il mondo dove la necessità è libertà e la libertà è necessità. Qua in cinque righe è condensato 2000 anni di pensiero. Ricchissimo bene. Eh sì. Qui, infatti, volevo terminare qui proprio perché la prossima volta partiamo con Simone Weil. E questa idea di unità profonda, questo è uno dei grandi problemi della filosofia occidentale, il rapporto, il nesso tra libertà e necessità. E tutti i grandi filosofi di Riffa o di Raffa arrivano a dire la stessa cosa, cioè che la libertà e la necessità convergono, stanno insieme. Non è che la libertà sia in opposizione alla necessità, né la necessità sia in opposizione alla libertà. Una scaturisce come l'altra. Sì, sia perché dal punto di vista logico non possiamo pensare l'una se non in relazione, anche se oppositiva con l'altra, sia perché questa è una cosa che poi cercheremo di vedere, ma faccio fatica anch'io a, come dire, non so se riesco a renderne conto in modo adeguato, ma è proprio la dimensione mistica dell'entrare in comunione con la natura fa sciogliere proprio questa, non è che dà una risposta razionale alla unità profonda di libertà e necessità, ma è, come dire, fa decantare la domanda proprio per il limite delle parole. Sì. Bene, allora nei pare di vedere delle fette di torta, no? In ogni fetta di torta ci sono le due ore di studio che abbiamo fatto. Un po' per tradurre anche in termini più, diremmo, di vita trita, no? Nostra quotidiana, e questi input, questi stimoli che abbiamo afferrato e non sappiamo come siano arrivati, cosa, semplicemente ci hanno disturbato nella nostra vita in cui eravamo e ora vogliamo un po' incontrarci in modo più familiare con quello che è la nostra vita quotidiana, e vorrei, propongo all'inizio di dare la parola a tutti coloro che hanno una riflessione da esprimere o anche eventualmente una domanda da porre. E vorrei dire, ecco, non più, se è una domanda veramente inerente alla comprensione di una espressione, la rivolgiamo al relatore, ma non vorremmo ridurci alla facile, la scorciatoia di dire chiedo al relatore, mi spiega e sono a posto. Vorremmo invece queste domande che disturbano tenersene qui poi tra di noi, anche per siano uno stimolo proprio per una nostra ricerca che ci coinvolga. Ecco, allora a chi ha una, come chiamarla, una testimonianza, che può essere una riflessione, che può essere anche una domanda, ecco, di esprimerla liberamente. Ecco, io devo trovare la penna da scrivere. La questione che mi piacerebbe approfondire mi chiedevo se Nishida, questo filosofo, affronta il tema dell'intervento della storia nella vita quotidiana, cioè così come è stato esposto fino adesso la prima, certo è un, come dire, una riflessione profonda su questo sfondo di cui parlavamo prima, ma questo sfondo in qualche se viene affrontato questo sfondo, l'intervento di questo sfondo nella nostra vita quotidiana. Ecco,
non vorrei proprio che ci limitassimo a fare domande, perché è una domanda molto importante che dobbiamo tenere viva tra di noi, no? Quindi adesso l'ascoltiamo, eh? Sì, è concluso. Certo, questo è... Poi tanto prossime volte torniamo su questo tema, quindi va benissimo che alcune domande affiorino e che magari restino in sospensione proprio perché poi saranno anche come dire, irrigazione per le nuove, i nostri altri incontri, quindi se magari non si riesce a rispondere a tutto subito va bene tenerla lì, comunque poi ci ripasseremo. Il reale concreto. Guarda che tra l'altro sono tutte cose che anche io avevo già messo giù, quindi sono proprio cose di argomento nostro adesso questo, eh? Perché se discutiamo proprio sulle montagne e siamo d'accordo, le montagne li vediamo e questo è un tipo reale, concreto. Però all'interno, ad esempio, di eventi storici o per esempio nelle relazioni interpersonali, cioè cosa chiama reale concreto? Certo. Chi dice qual è il reale concreto? Però posso dire una cosa, un'altra, no? Certo. Perché questo concetto che abbiamo visto anche noi l'anno scorso, di questo fondo che è nulla, questo fondo al di là di tutto, che tutto accoglie e da cui tutto viene, ecco, questa è una cosa che mi avvicina di più a Dio che non a mio padre, io sono stufa del antropomorfismo che impera nella religione cristiana. E quindi questi concetti, forse saranno anche un po' astratti, che però lo sento così profondi, così grandi, così che mi aprono l'anima, la mente e tutto, ecco, io cerco di approfondire, di entrare dentro questa, questo concetto del divino, di quello che è al di là dell'essere, non faccio fatica a pensare queste cose, non faccio fatica. Questo è uno. L'altra persona volevo fare riguarda il famoso fondo da cui sorgono tutte le montagne, no? Cioè, ci sono tante montagne, sulle montagne, però c'è un fondo da cui... Ecco, questo mi ha fatto pensare che il cammino che dobbiamo fare, e però... non è tanto quello di salire, ma di scendere, di ricarsi proprio nelle profondità di questa origine da cui sorge tutto, anche i nostri cammini. E magari approfondire un po' più peggio questa origine. Ok. Io mi chiedo lo zecco, come la signora, mi pongo il dubbio esattamente diverso. Cioè, se tenendo d'occhio questo sfondo, facendone, come dire, anche l'immanente, no? La trascendenza immanente, poi non si perde di vista il concreto, la individualità, come si possa tenere ancora la individualità? Ecco, io leggendo questo titolo avevo pensato che l'uomo volesse dire la situazione, non conosco i Shida, ho pensato che sarà la situazione di cui parlano gli esistenzialisti, di là, no? E quell'esistenza che è sempre mia, ecco, invece era la cora, in senso platonico, lo spazio di tutti i possibili. E come tenere insieme i due termini? A me pare che solo quella esistenza che è sempre mia, cioè vada persa nella vulgata zen che ci propinano i maestri, ma in fondo io non conosco Nishida, ma anche mi pare di sentire quella visione taoista buddista del grande uno che Shunya inteso con impermanenza e interdipendenza a rinunciare dell'uno del tutto che alla fine perde l'esistenza che è sempre mia e perde il volto, il mio volto, insomma, la mia identità, ecco, cioè è così che ciò che mi lascia proprio nello zen, soprattutto nella vulgata, perché poi negli autori alti le cose sono un po' diverse, ma è difficile anche qui tenere l'uno nel tutto.
il nulla nella esistenza che sempre mia. Vedete che vertiamo un po' tutti lì su questo. Volevo fare anche una domanda sperando che non sia una domanda stupida. Lei, professore, aveva detto, lo dice Cusano 500 anni fa, lo dice Nishida nel momento delle sue scritture, l'oggetto e il soggetto sono la stessa cosa, e aveva fatto degli esempi, quello del volo della mosca, quello dello scottarsi col fuoco, e poi disse io so tu ovvero tu, ovvero Dio. Ecco, questa comunione con Dio io non l'ho capita. Ho capito che poi lei fece riferimento anche al ragionamento delle montagne, cioè del tessuto comune da cui intraprendere questo incontro, e fatto di cui ha fatto riferimento anche la precedente signora. Però io questo aspetto, questa comunione con Dio non la sento. Non riesco a capire in concreto che cosa significa questo fatto di partire dal tessuto comune, perché non mi sento parte di un tessuto comune. E poi mi sento sempre strana nel mio tessuto, ecco, sradicata. E direi è questa la domanda, grazie. Io volevo fare più una domanda di collocazione, cioè prima della scoperta della filosofia occidentale nel mondo giapponese, nell'università, c'era la facoltà di filosofia oppure è stata inserita in seguito a questa apertura all'Occidente, così per capire in quel quadro situare questa area, diciamo, di pensiero rispetto a E questa è una domanda tecnica, se vuoi rispondere. Sì, molto, molto rapidamente, infatti era più, mi sono partito da questa. Non c'erano facoltà di filosofia, nascono proprio alla fine dell'Ottocento e in modo molto significativo nascono proprio come facoltà di filosofia occidentale. Tra la fine dell'Ottocento e gli anni 30 vengono invitati professori, soprattutto tedeschi, in parte inglesi e americani, a tenere lezione. E il tedesco diventa una delle lingue più praticate dai giapponesi che studiano filosofia. Tra l'altro un esempio famoso è anche quello di Karl Löwit, che è un esule tedesco, ebreo, quindi fugge dalla Germania durante il nazismo e va in Giappone tra gli anni 35-40 a insegnare filosofia in tedesco a Sendai, vicino a Fukushima. E in modo significativo ancora oggi in Giappone un po' si vive questa schizofrenia. C'è chi studia filosofia occidentale e basta, impara a memoria il greco di Aristotele e non sa nulla di pensiero giapponese. C'è chi studia invece gli studi nazionali, kokugaku, cioè tutto quello che è legato allo shintoismo, al pensiero tradizionale giapponese, e non sa nulla magari di pensiero occidentale. Sono pochi, soprattutto quelli che in qualche misura si sentono vicini a questo tipo di sensibilità della scuola di Kyoto, di Nishida, che cercano di tenere insieme le due cose: pensiero tradizionale, conoscenza del buddismo zen, conoscenza dello shintoismo e filosofia occidentale. Però in effetti dal 1860-70 in poi c'è una grande profusione di centri universitari in Giappone in cui proprio si studia il pensiero occidentale in quanto tale. E quasi come una specie di complesso di inferiorità per certi versi, nel senso che sembra che la tecnica, il pensiero, la religione occidentali siano proprio ciò che ha permesso all'Occidente di dominare tecnicamente, militarmente, politicamente il mondo. Ed è il motivo per cui oggi i cinesi cercano invece di fare il contrario, cioè vari istituti Confucio testimoniano che i cinesi dicono no, voi per 500 anni avete dominato, adesso mostriamo come invece sia il pensiero, la cultura, la lingua cinese nella nuova fase di espansione, yin e yang. Però appunto in Giappone, quando si studiava Tetsugaku, si studiava filosofia occidentale, Aristotele, Kant, Platone, Hegel. Ecco, andiamo a qualche altra domanda. Io ho sentito una conferenza di recente e parlavano appunto in relazione alla fisica quantistica come molti scienziati tipo Planck, Capra, eccetera, si sono rivolti proprio all'Oriente per poter trovare una risposta
queste indagini che la fisica quantistica ha comportato. Ecco, così sarebbe interessante magari anche vedere questo aspetto di relazione tra queste nuove scoperte scientifiche e quello che invece l'Oriente, il Giappone, affermava il Tao, il buddismo, eccetera. Me la cavo anche qui con poche battute, perché sarebbe una questione molto ampia, ma che per il contesto possiamo per il momento racchiudere da un lato in questa effettiva conferma che per molti scienziati Niels Bohr, per esempio uno dei primi ideatori della teoria moderna dell'atomo, aveva come suo simbolo il Tai Chi Tu, cioè il diagramma del Tao con lo Yin e lo Yang che si compenetrano. Da un lato una delle grandi affinità che i fisici del Novecento vedono, provano nel mondo orientale è l'idea che tutto è relazione e che la sostanza, quella che tradizionalmente appunto era l'idea del corpo, il grave che cade, che si attrae gravitazionalmente, si scioglie e diventa energia. E non ci sono cose ma ci sono relazioni, non ci sono sostanze ma ci sono campi. Il concetto fisico di campo è molto importante perché si avvicina a quello che pensa il taoismo e in un certo senso a questa idea di luogo che abbiamo trovato in parte in Ishida. Dall'altro quello che trovano di positivo nel mondo orientale è l'assenza di far necessariamente riferimento, come era avvenuto in Occidente fino all'inizio dell'età moderna, all'idea di un Dio creatore. La natura non ha bisogno di altro per giustificarsi, è autogiustificata, si dà così da sé. Zhuang in cinese, Shizen in giapponese è questa spontaneità naturale che è vicina alla physis greca e che appunto non suppone l'esistenza di una volontà creatrice che poi si deve cercare di combinare con le ipotesi matematiche e capire qual è il ruolo che ha. Quindi in questo senso effettivamente la meccanica quantistica, la scienza moderna ha trovato più che una giustificazione che da un certo punto di vista non chiede più, non ha bisogno di giustificare la scienza moderna, trova però un campo di affinità e in questo senso appunto libri anche divulgativi come il Tao della fisica di Fritjof Capra, che nasce come fisico, cercano di mostrare la compatibilità, la vicinanza di un paradigma di pensiero tra questa concezione appunto diciamo generale, orientale, soprattutto estremo orientale, l'idea di flusso, dell'idea di interpenetrazione, della relazionalità, con il pensiero della fisica che scioglie le sostanze per vedere appunto soprattutto funzioni relazionali. Una cosa è in quanto è in relazione e in quanto appartiene ad un campo. La particella subatomica o la carica elettrica sono perché fanno parte di una dimensione energetica e la maggior parte e tutto è nel vuoto. Il vuoto non tanto in senso buddista o taoista, in senso fisico, è comunque il luogo, lo sfondo che accoglie le relazioni, le energie. Questo direi molto sinteticamente, però è un tema anche molto affascinante che ha dato luogo in parte anche a forme un po' divulgative e semplificate, ma in parte a intuizioni importanti e molti fisici importanti nel Novecento sono giapponesi e cinesi. Un libro che per me è il migliore che ho letto su questo argomento è L'universo come dimora ed è di Capra e di Matus è un camaldolese. Non è più in commercio e la nostra biblioteca ce ne ha due che se le tiene molto preziose, però è onorata se qualcuno li legge con la sicurezza che ritorno. Possiamo un po' raccogliere quello che è stato. Avevo due commenti, domande. Una era tutte e due relative a Nishida. E cioè, una è qual è lo spazio per la relazione, intesa come relazione tra persone, non una relazione in senso fisico, perché tutto il pensiero di cui abbiamo parlato oggi sembrava molto sulla coscienza che riflette, che quindi fa il suo percorso verso l'essere, verso il mondo.
ma ho sentito meno l'aspetto della relazione tra una coscienza e un'altra coscienza. Quindi questo capire cosa succede se c'è una dimensione di alterità, di relazione con l'altro. Il secondo commento è sull'uso che viene fuori anche dal titolo della metafora spaziale. Proprio il concetto di luogo è un concetto metaforico, evidentemente, che richiama uno spazio. Quindi tutti noi immaginiamo uno spazio fisico, dove c'è uno sfondo fisico, dove c'è un luogo fisico, dove c'è un confine fisico, eccetera. E mi domando se questo non sia di nuovo un po' la dimostrazione del limite del linguaggio, perché la metafora non è altro che una forma che il linguaggio utilizza per esprimere qualche cosa che va oltre, no? Quindi di chiuderlo dentro una metafora di nuovo in qualche maniera ne limita l'ambito. Posso rispondere a questa così poi La prima è proprio l'argomento che vorremmo adesso un po' la coscienza, tra l'altro io ho messo un fulcro la coscienza della un po' per raccogliere un po' anche tutti gli interventi. Secondo sì, la questione metaforica può essere da un lato il limite del linguaggio concettuale, ma dall'altro anche la grandezza del linguaggio che si apre ad un altro tipo di concettualità, appunto, che non è quella logico definitoria ma è quella poetica, e questo è ancora linguaggio che accetta, che cosa, la metafora letteralmente è un trasporto, si utilizza un termine, lo si trasporta in un altro ambito che propriamente non lo contemplerebbe. Questo ci permette di significare molto di più, perché nel trasporto noi impariamo, conosciamo dei rapporti che altrimenti non sarebbero diventati espliciti. E secondo me questo lo dico, ma anche perché ultimamente ho proprio scritto su queste cose, e in opposizione a un certo tipo di filosofia contemporanea, come la filosofia analitica, che cerca soprattutto di rendere logico il linguaggio, io vedo che invece forse i più grandi autori, filosofi, dicono le cose migliori proprio quando il loro linguaggio inizia a diventare anche metaforico. E in un certo senso anche i grandi, questo lo diceva anche Italo Calvino di Galileo. Quando Galileo inizia a parlare della Luna, inizia a diventare un poeta. E non perché la scienza debba essere inferiore alla poesia, ma perché tutto il linguaggio umano, in un certo senso, quando cerca di sondare l'insondabile, si apre a questa metaforicità, a questa metaforizzazione. Quindi mi sembra proprio anche come l'utilizzo delle parabole, sì. Sì, sì, cioè il linguaggio che si rende conto che la cosa non è la parola, e che la parola può cercare di ambire o di lambire la cosa proprio anche provando a smaterializzarsi, a sconfinare, a uscire dai contenitori canonici. E poi sulla questione della coscienza, della storia, effettivamente adesso proviamo a parlare, ma mi fa piacere che sia venuta fuori da così tanti interventi, proprio perché Nishida è come se facesse nel suo percorso anche esistenziale un processo di avvicinamento a questo tema. Lui stesso si rende conto, ed è una delle accuse che gli muovono anche fior di pensatori della sua epoca, parte da una specie di pancoscienzialismo. All'inizio tutto è risolto nella coscienza, all'inizio tutto, che è una delle accuse che talvolta si fa anche a un certo tipo di Zen, cioè risolvi tutto nella meditazione, nello Zazen, oppure al buddismo Theravada, che vede la figura dell'illuminato come qualcuno che non deve nemmeno andare a predicare, ad aiutare gli altri, perché la sua dimensione dell'illuminazione di per sé si irraggia. Lo Arhat, a differenza del Bodhisattva, sono due figure fondamentali del buddismo antico e del buddismo cosiddetto Mahayana. Bodhisattva fa voto di salvare tutti gli esseri, e quindi è un voto infinito. Lo Arhat sta, e nella sua, l'idea è che nella sua immutabilità di illuminato aiuta gli altri senza doversi muovere. Nishida si rende conto di questo, e tutta la meditazione dei suoi ultimi 10-15 anni è concentrata per cercare di restituire filosoficamente la complessità del mondo storico e della relazione personale.
dicevo, quel testo del 37, l'io e il tu, è proprio un testo che sancisce, del 32, quindi gli ultimi 13 anni, insomma, da quel testo in poi, l'importanza della tematica della relazione. Quindi un po' lo vedremo anche nelle prossime volte, però adesso proviamo. Ecco, allora, no? Adesso dovremmo, in certo senso, non ritenerci più come dei alunni di Nishida dell'argomento trattato oggi, ma percepirne gli stimoli e poi essere proprio noi che ci facciamo le domande. Non se abbiamo capito Nishida, ma se abbiamo capito noi stessi la realtà. Dico anche che uno dei successori di Nishida, Keiji Nishitani, ha un libro che è L'io e il tu nello Zen. L'io e il tu. Io ne ho due copie, una mia tutta segnata e l'altra forse ancora illibata, se per caso fosse interessato glielo posso. È sempre di questa scuola di Kyoto, Io e tu nello Zen, no? Stessa è un libro grosso come tu, poi glielo posso far vedere. Sì, stessa cosa. Grazie. Grazie. Ora, dai vostri interventi, no? Siamo passati da, in un certo senso, una domanda se questo sfondo, questo fondo oltre ogni fondo, quindi se questa dimensione, questa prospettiva, per capire poi cosa siamo oggi, adesso, non abbia il pericolo di scioglierci quasi come in una nebulosa, no? Dove l'identità di cui ciascuno di noi è custode, ecco, un po' si perda, no? Altrove, l'altra, la contrapposta osservazione, che questa, la percezione di questa dimensione che è oltre di ogni fondo che io immagino e mi libera nel mio rapporto anche con Dio, che troppo spesso me lo sono sentito addosso come una maglia, come, ecco, abbiamo avuto la sua domanda, ecco, dalla pratica dello Zazen, ecco, non c'è il pericolo che io poi perda il rapporto con il reale. Siamo, quante volte abbiamo usato, è stata usata questa espressione, la realtà, il reale, il concreto. Non c'è questo pericolo. Ecco, così dal discorso di oggi mi sembra, a me è apparso, ecco, che la realtà è stata un po' come descritta in tre dimensioni. Anche questo non è da prendere alla lettera, ma mi sembra, ecco, che c'è la dimensione del convenzionale, che è come dire che la torta che abbiamo mangiato era buona, mentre invece, se per caso capita a qualche distratto come me purtroppo, di mettere il sale al posto dello zucchero, e allora dopo mi trovo così con la bocca disgustosa. Quindi il convenzionale, così importante nella nostra vita, poi quella, il raggiungimento, quello che è stato chiamato anche Kensho, no? Quella, il risveglio, o anche il Jikaku, il risveglio, il superamento del convenzionale per sentirsi in una dimensione dove ciò che nella convenzionalità era urto, era diciamo così, dualità che si contrapponeva, eccetera, da quel punto di vista, quella dimensione, cogliere che invece c'è una unificazione in tutto, che ti dà anche tanta serenità interiore, no? Però anche questo non è il fondo oltre ogni fondo, perché il fondo oltre ogni fondo è oltre anche questo. Quindi queste tre dimensioni, quello che è chiamato il nulla, chiamato
il nulla assoluto, il non ente. Ora percepiamo che questa descrizione dice, però percepiamo anche che dopotutto questa descrizione è sempre comunque espressa e anche giudicata da un qualcosa che è intimo a noi, che il cui nome credo non è nemmeno consapevolezza. Consapevolezza è già un aspetto, quella che chiamerei, almeno personalmente, la sento come la coscienza. La coscienza è un ambito dove tutte queste dimensioni, mi accorgo che è lì che io le esprimo, sapendo, percependo che ogni espressione non dice mai, indica, non coglie, non raccoglie mai quello che indica, però percepisco e che dice, che indica, e percepisco anche che non raccoglie mai del tutto ciò che indica. Questo ambito, questo spazio dove tutto questo viene espresso, percepito in quanto indica e in quanto non riesce ad indicare, questo spazio che è proprio per sua natura sempre sospeso, è la coscienza, personalmente, no? E questo della coscienza, e dalla coscienza poi nascono tante, diciamo, ramificazioni della ricerca, che per esempio la psicologia, supponiamo, no? Psicologia. Questa coscienza, se per caso venisse poi, decadesse a sua volta come non più lei che cosciente che sta esprimendo, indicando e sta percependo l'oltre ciò che riesce a indicare, ma a sua volta si riducesse semplicemente a le cose accadono e poi dopo, così quasi come in forma illusoria c'è un percepire, ma le cose accadono e procedono secondo un accadimento che non è animato dalla tua coscienza, no? Ecco, allora verrebbe bene tutta quella che è la drammaticità della vita, quello che è la storia, quello che è il cammino, l'esperienza del cammino. Ecco, non c'è pericolo che se noi prendiamo queste espressioni come se loro fossero prima della nostra coscienza, dimenticandoci che queste stesse espressioni le diciamo noi da una nostra coscienza, e la nostra stessa coscienza ci fa percepire che dicendo non diciamo completamente. Ecco, ecco qui la mia domanda: non è che dobbiamo, anche di fronte a tutto questo pensare, questa ricerca filosofica di Nishida e di tutta la corrente, non è che dobbiamo recuperare la fondamentalità della coscienza nella nostra vita, nel nostro esserci, nel nostro, diciamo pure anche avvenire, accadere, no? Ma ecco, non c'è il pericolo che venga vanificata la coscienza, quindi l'identità, e che tutto sia com'è fisico? È tutto fisico? Ma la stessa parola fisica, chi è che la dice? Chi è che la sperimenta? Cos'è questo fondo che sperimenta queste parole che diciamo e che leggiamo e che sentiamo? E questa è una domanda che io mi faccio. E mi pare che anche, se ho colto bene, sia una domanda che è stata condivisa da vari interventi. Identità,
della coscienza. Posso dire solo per simbolizzare che io mi intervento. Io, nella mia esperienza quotidiana, ho due riferimenti. Uno lo Zen e l'altro sono i santi. Però faccio molta fatica a conciliarmi, perché lo Zen è gratuità, distacco, non devi chiedere niente. Il salmo invece, anche lì, c'è, se vogliamo, un riferimento a un qualcosa indefinito, ma c'è anche richieste, continuo, frequente, insistente. Come si fa a conciliare questi due aspetti? Ma c'è, c'è una risposta alla tua domanda che ti può dare qualche d'un altro e che non è tua, dalla tua coscienza? No, no, no. Quindi, diciamo, non so, però è bello adesso se noi ci aiutiamo per quanto è possibile. Per me non c'è nessun altro che a quel punto vuol dire che fare, no? Il futuro. È un pericolo, come diceva lei, dello zazen così. Però credo che poi affiori in ognuno questo quotidiano, no? Io e me che guarda così, che beh, almeno io ce l'ho, è un continuo, no? E cioè, la cosa, per essere pratico, no? La cosa che può essere, almeno per me negativa, che vuole essere rilassato e calma, forza, no? Questo è già non essere me stesso, perché io a volte sono arrabbiato, questo è un pericolo, ad esempio. L'altro pericolo è, io lo vedo ogni tanto, è diventare un altro. Cioè, questa cosa vuole per forza trasformarmi in un altro, no? Io invece ho scoperto oggi che è così bello essere se stesso, in questo senso, anche nella mia pochezza, no? Perché quando sono te stesso sono me veramente, non sono un altro. Se sarei un altro, se fossi un altro, sarei una copia, no? Per me questo è anche è una lotta anche quasi spesso, quotidiana questo. Poi i frutti poi si vedono, ma se uno sbaglia anche nelle cose, così. Quindi è, per me, come detto lei, provare nell'intimo se stesso è uniformarsi con questi intimi, no? Di se stesso, e da lì trarre, io credo, la propria, il modo di comportarsi, no? Perché sennò ci deve essere un altro che ti deve dire a questo punto tu scegli questo modo, quest'altro o quest'altro. E tutto quel discorso lì, nel modo allora sarebbe riempito da un altro, se ho capito bene, no? Quindi un altro pensa per me come io devo fare, se il volto di tutti è quello per il momento lì. La mia fede, ecco, quello che ho scritto, mi è venuto spontaneo, no? Lo Zazen significa il silenzio, il subito silenzio, io scrivo lo Zazen, quindi mi è venuto spontaneo scrivere questa cosa. La mia fede è anche un po' questo vuoto che sia, come dire, buono, che sia, che vuole, a me vuole bene, come dire, no? E in questo devo ringraziare lo Zen, perché prima vedevo, diciamo, il cristianesimo come, parlo in termini semplici, no? Come la religione dei sentimenti, no? Di questo aspetto così. E c'era tutta quella parte che non era un vuoto, era che tutto interrogativo, no? E quando non si dice niente, e se non c'è niente, che cos'è tutto questo? E lo Zen ho trovato, io mi ricordo l'ultima cosa, la prima volta che mi sono seduto, ringrazio sempre in centro a Milano e mi disse, non era il maestro, era un altro, devi sederti con occhi che non vedono. Io ho detto, questa frase che mi disse, però che per me è stata illuminante, no? In quella parola ho capito che in quel momento in un certo senso potevo essere me stesso, anche nel senso bello o non sapevo. Scusa, certo. Non rispondete a me, aiutatemi a capire. Volevo aiutare a capire quello che diceva lui. Se tu in qualche modo vedi nel Salmo non una preghiera, qualcosa che è lassù, ma qualcosa che è qua dentro, a un Dio che è dentro in te, a qualcosa che è dentro in tutti e che ha anche le tue sembianze, non è la stessa cosa del silenzio che tu cerchi, dell'ammollo in cui stai quando fai zazen?
Cioè, questo che in qualche modo può essere potrebbe essere il trait d'union tra un salmo e quindi una richiesta non a qualcosa di fuori ma a qualcosa dentro a te e la pratica dello zazen. Domanda di pratica di zazen, di salmi, no? Dice la coscienza. A meno che poi dopo, dicendo coscienza, non usi un'altra trappola per giustificarmi. Ecco, volevo chiedere, io sono d'accordo con quello che diceva lei prima, cioè solo la coscienza dobbiamo ascoltare e solo la coscienza ci può dire chi siamo, cosa dobbiamo, ma come faccio a capire che la mia coscienza mi sta dicendo qualche cosa di non di giusto, tanto per intendere, ci so. Non faccio capire che la mia coscienza è corretta, è sana, ha visto bene, e mi sta dando quindi dei consigli, sta facendo vedere le cose davvero come sono. Come faccio a avere questa consapevolezza? Come faccio a conoscere la mia coscienza da questo punto di vista? Perché io seguo la coscienza, la cosa che tutti mi portano un burro, adesso non so. È una riga corretta. Posso leggere una frase di Nishida nel primo capitolo del suo primo libro? Vediamo se risuona rispetto ad alcune cose che stiamo scoprendo. Qui lui chiede: se l'intuizione straordinaria di un certo uomo sia mera fantasticheria, o se si tratta invece veramente di un'intuizione della realtà, in base a cosa si decide? Si decide in base alla relazione con l'altro da sé, vale a dire in base al tipo di effetti che produce. Dal punto di vista dell'esperienza immediata, fantasticheria e vera intuizione sono di natura identica. A variare è solo la maggiore o minore ampiezza dell'ambito della loro unificazione con la realtà che mi circonda. A me veniva in mente questa frase perché effettivamente questo è il primo. Se l'intuizione straordinaria di un certo uomo sia mera fantasticheria, o se si tratti invece veramente di un'intuizione della realtà, potrebbe essere l'intuizione religiosa di Maometto o di Buddha, o la nostra personale coscienza che ci dice una cosa. Se è fantasticheria, se è cosa falsa, se è sogno, o se invece è l'intuizione della realtà, cioè qui c'è l'idea della natura autentica di Buddha, che non ha definizione, non si può definire che cosa sia la realtà, perché se si potesse definire la vera realtà avremmo già in pugno la realtà in una definizione, e quindi è continuamente un riproporsi della vita nella sua espressione sorgiva. Si decide in base alla relazione con l'altro da sé, vale a dire in base al tipo di effetti che produce. Da che cosa capisco se la mia lettura dei salmi e se il mio sedermi in zazen sono un ritrarmi dal mondo, un costruirmi un Dio a mia immagine, uno stare comodamente seduto mentre intorno si fa la guerra? Che cosa mi permette di distinguere che questa è una sorta di scappatoia e di fuga, o non invece una vera intuizione della realtà, cioè un modo di abitare il mondo autentico, gli effetti che producono, il modo in cui io poi, finito lo zazen, smesso di leggere i salmi, vivo la mia vita? Forse è questo che sta dicendo Nishida. Questo ovviamente non è una... Certo, esperienza. Gesù lo dice, no? Dei frutti, la giura sento felice. Un dottore di cure vede se la cura va bene, no? Poi, giusto per complicare le cose, uno potrebbe dire, sì, ma viene un nazista e dice da che cosa si capisce che la mia azione è positiva? Dal fatto che riesce a migliorare la razza ariana e a distruggere e siamo un punto di prima. Cioè, questo è un problema. Uno, guardate, questo viene sempre fuori perché c'è il romanzo che anche
Luciano ha citato più volte un saggio, un testo di Brian Victoria, un monaco zen, che fa una ricerca molto accurata sui monaci che negli anni 30 hanno appoggiato il regime militarista giapponese e sul modo in cui hanno anche fomentato l'occupazione giapponese in Cina e la guerra. Questi erano monaci zen, alcuni dei quali anche considerati illuminati, che andavano in giro a sparare e ammazzare, perché quella era la natura autentica. E ci sono anche, sappiamo, stamattina spiegavo le crociate a scuola, cioè sacerdoti, papi, uomini di chiesa che hanno detto questa è la volontà di Dio, bisogna riconquistare la Terra Santa, Gerusalemme. Quindi questa è una frase molto bella che però di nuovo si apre a un problema. Che cosa allora, qual è l'effetto buono? Uno potrebbe dire quello che espande la vita e che non la contrae, quello che permette a ciascuna individualità di avere libertà e non di essere costretta, ma allora anche qui, attenzione, allora non è la libertà di ognuno fa quello che vuole, talvolta ci si deve anche opporre ad alcune forme, ad alcuni comportamenti e anche porre un diniego netto. Quindi di volta in volta, questa è la differenza, se vogliamo, di un'etica da una morale. Cioè, la morale cerca di costruire una ricetta e di dire di volta in volta bisogna fare questo. L'etica abita la contingenza e sa che non c'è mai una frase risolutiva. Come quando Agostino dice ama e fa ciò che vuoi. Cioè, se riesci ad amare, qualunque cosa tu faccia è reale, è positiva. Ma cosa vuol dire amare? Chi è che veramente arriva da male? E io quando sento in certi discorsi che si dice, si parla della dualità, del dualismo, ma anche della dualità come un aspetto negativo, un aspetto, un modo di comprendere imperfetto, confuso, perché la realtà vera è l'uno per l'uno. Ecco, io non riesco ad immaginare l'uno se non in un dialogo. Nel senso che se io non riesco in me a dividere me tra me che chiede a me e questo ambito, io penso che questo tra questi due me c'è la coscienza, se non c'è un me che chiede un me, che investiga un me, cosa stai facendo? Se non c'è questo spazio, non c'è l'uno. E io questo libro l'ho gustato molto, questo della logica dell'uomo, no? Alcune espressioni ogni tanto le vado anche a rivedere, una è questo qua, adesso vado un po' a rubare quello che sarà fra due mesi, ma dice di conseguenza il relativo si oppone all'assoluto, no, di conseguenza il relativo che si oppone all'assoluto non è semplicemente una parte dell'assoluto, non è una cosa finta che appare così ma in realtà non è, no, è né tantomeno una sua diminuzione. Se così fosse, l'assoluto non avrebbe niente che lo opponga e come tale non sarebbe assoluto. L'assoluto possiede sempre il suo sé in una autonegazione. Ossia, l'assoluto possiede il suo sé in un'autonegazione. Proprio che l'uno è comunque relativo. Ed è sempre una dimensione di rapporto l'uno. Non è l'uno, c'è lì, ho tutto, perfetto. L'uno è... E credo che questo io lo sento nella mia coscienza, no? Perché nella mia coscienza sento sempre la mia coscienza che nega la mia coscienza, l'autonegazione. E penso che viva lì proprio, perché non si identifica in una sola coscienza, ma è continuamente una domanda, con una risposta che suscita una nuova domanda, no? Ecco, quindi queste affermazioni che sono state che abbiamo ascoltato
dal relatore, poi dopo tra di noi. Credo io personalmente, non è che voglio dire adesso io risolvo tutt'altro, ma che dopo tutto, anche tutto quello che noi diciamo, che chiamiamo convenzionale, poi lo chiamiamo illuminato, poi lo chiamiamo il nulla assoluto, il fondo di tutti i fondi, però sono sempre vibrazioni che non sarebbero se non ci fosse questo spazio che è ciò che io sono, in una dualità. Quindi sempre come una domanda che pongo, una domanda a cui rispondo, una domanda che pongo. Ecco, il recupero comunque del valore della coscienza mi sembra molto attuale e molto, diciamo, direi reale, ecco questo. Io posso dire che ascoltando questo e anche ricollegandomi alla domanda che era secondo me interessante della regia con Sani, con lo Zazen, pensando alla mia esperienza, alla mia esperienza, quello che mi verrebbe da dire è che forse la coscienza o la mia identità non basta se stessa, nel senso che non riesco a definirla se non esco da me, non riesco a definirla se non entro in relazione con qualcos'altro. Questa è la mia esperienza. Io per capire chi sono, per capire qual è il mio fondo, ovviamente devo guardare dentro di me, devo guardare a una parte che è un po' questo discorso del me che parla con me, però bisogna anche di capire come sono fatte le mie relazioni con gli altri. E in questo senso mi sembra una cosa che non è mai fissa, perché la relazione con l'altro è per sua natura dinamica e imprevedibile, perché è fuori da me. E questo altro può essere un'altra persona, o può essere il modo con cui mi relaziono all'assoluto, no? Quindi il salmo per me è un modo di relazionarmi all'assoluto che privilegia la relazione con qualcosa di diverso, per cui la domanda è un qualcosa che prevede due parti, mentre forse lo Zazen privilegia l'altra parte. Quindi sono forse due strade che valorizzano più una o l'altra, almeno io le dico in questa maniera. Però la parte della relazione è altrettanto fondamentale. Se non avessi la relazione, se non capissi cosa ritorna a me dalle relazioni con gli altri, con il resto del mondo, non riuscirei a capire chi sono, non riuscirei a capire in cosa consiste la mia coscienza e la mia identità. E mi verrebbe da dire anche la relazione col negativo, cioè non solo le relazioni che appagano, ma anche quel senso talvolta che troviamo di distanza, di incomprensione, di totale incapacità di sentirci integrati in un mondo, il nostro sentirci soli, separati, non capiti da nessuno. Questo fa anche parte della relazione col mondo. Questo è anche tutto il discorso che, diciamo, poi la filosofia anche occidentale ha ereditato dalla, diciamo, esperienza del sepolcro di Gesù. Cioè il fatto che c'è, quello non è un momento transitorio, bisogna cercare di passare dall'ultima cena più presto possibile alla risurrezione. E quello che c'è in mezzo, sì, peccato che ci sia un incidente, no, è proprio quello la questione, è proprio la relazione, stare nel sabato santo, stare dove la tomba non si è ancora aperta, dove non abbiamo ancora accesso a una relazione con un angelo che ci dice guarda che Dio vive, e dove non sappiamo che cosa ne sarà di noi, perché il maestro non c'è più e non è già tornato, e noi non sappiamo se la promessa che ci ha fatto era una mera fantasticheria o se gli effetti che produce sono di una certa natura. Ed è l'esperienza della disgregazione,
ma che bisogna saper abitare. Credo che ogni momento è eternità, nel senso. Credo che anche questa è un'esperienza pura, anche una esperienza per cui la musicista. E già è un'ora. Ancora la signora. E già è un'ora. Ma io bisogna dire una cosa, che questa esposizione, no? Che come dire, è un approccio antropologico, come se l'uomo, insomma, la coscienza umana come coscienza del mondo, ma anche questo è relativo, cioè, voglio dire. Cioè, come bisogna pensare che questa cosa ci potrebbe essere anche altre coscienze, altri modi di pensare. Cioè per alcuni mi sembra quasi onnipotente, insomma. Certo. Nascondo, mi sembra che nascondessi, cioè, ma io sento così, perché ho bisogno di dire questa cosa, che di evitare questa dimensione di onnipotenza, no? Quindi certamente è importante che ci sia questa coscienza e che noi, e che sia non solo individuale, ma attraverso questo fondo sia la coscienza, che, cioè, la sento molto la dimensione della comunione, quella si chiama la comunione dei santi, non la sento così. Allora, come accesso alla comunione dei santi, questo fondo non fondo, dice, ok, però ci potrebbe essere anche un oltre, no? Un altrove, cioè, l'universo è talmente grande, certo. Non c'è soltanto la coscienza degli esseri umani. No? Però ti fai una domanda da filosofo, e questo oltre chi lo pensa? Ok. Tu? Noi? Okay. Vabbè, però, modo, cioè, questo diciamo. No, hai ragione, però dico attenzione. Sì, però uno può dire, l'essere umano deve partire dalla sua contingenza. Cioè noi non possiamo pensare dal punto di vista dei gatti, possiamo pensare che anche che i gatti, che esiste anche il pensiero dei gatti, che esiste il pensiero di altre dimensioni, ma dobbiamo anche saper riconoscere che non possiamo mai uscire da noi. Per questo è giusto non idolatrare l'uomo. Certo, anch'io non sono, diciamo, antropocentrico al punto da pensare che tutto è commisurato solo all'essere umano. Ma attenzione, perché anche la negazione dell'antropocentrismo da chi parte? È da noi, cioè è l'uomo che lo pensa. Perché l'altro, il concetto di altro, parte da te. E quindi sondare la coscienza stessa si autopurifica. Poi le pratiche sono preziose, preziosissime, però un'espressione semi filosofico, perché io non sono classico. quando la coscienza adesso siamo in fondo del fondo, la soggettività tocca il fondo del fondo, lì è assoluto oggettiva. Quindi proprio il fondo del fondo, quando la soggettività è purissima, lì è assoluta, è universale. Non diventa più soggettività. Non è più soggettività. Però diciamo, il percorso è il valico, no? Attraverso cui passare. Agostino parlava di, cioè, dov'è Dio? Dio indigno intimo meo. Intimior è un comparativo di maggioranza. Io ho un intimo, l'intimo, intimus vuol dire il più fondo, il più profondo. Dio è intimior intimo meo, è più al fondo del mio fondo. Quel fondo assoluto, talmente profondo, che è da un certo punto di vista nascosto a me stesso, cioè non lo posso prendere io come cosa, come oggetto, ma è, per così dire, appunto l'origine, la sorgente, il principio, lo sfondo da cui anche il mio fondo proviene. E qui è interessante la metafora, perché se non sbaglio era anche l'argomento dell'anno scorso, nel senso che si usa o la metafora che va in giù, in più profondo, oppure nell'alto, sì, sempre più in alto. E a seconda dell'aspetto che stai sottolineando, puoi utilizzare una o l'altra per dire alla fine la stessa cosa. È vero, talvolta la discesa è la risposta. Dare più profondità. Sì. Io scusate, devo andare. Sì. No, non voglio interrompere ovviamente. Grazie. Il tuo, la...